conosciamo, tutti conosciamo il dottor Zangiola, però secondo me due cose su tutto quello che lui ha fatto, credo sia importante dirlo, no? Perché per centrare il personaggio. Si forma a Palermo, nel pool di Falcone Borsellino. Quest'ultimo l'aveva espressamente voluto al proprio fianco la procura di Marsala, sostituto procuratore a Palermo dal 92 con Giancarlo Caselli. Diviene pubblico ministero della procura antimafia. Si occupa di noti casi legati alla malavita organizzata come il Contrada e conduce processi di una certa rilevanza sui rapporti tra la mafia e il mondo della politica e dell'economia. Una delle indagini che fanno capo a lui riguarda l'attuale senatore del PDL Marcello Dell'Utri, che avrebbe fatto da ponte tra mafia del sud e mondo imprenditoriale del nord, attraverso mafiosi come Salvatore Rina e i fratelli Graviano. Ingroia ottiene una prima condanna per Dell'Utri nel 2004 a 9 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, confermata in appello il 29 giugno 2010 con una riduzione di 2 anni. Il senatore però assolto per le condotte successive al 92, poiché i giudici hanno giudicato non provato il patto di scambio politico mafioso con Cosa Nostra. Durante l'indagine preliminare fu indagato anche Silvio Berlusconi, ma poi la sua posizione fu archiviata. Nel 2009 è stato nominato procuratore aggiunto della procura distrettuale di mafia di Palermo. E qui tocca Lampi, per fortuna. Il 17 aprile 2011 Lampi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, lo ha insignito del premio Renato Fabrizio Benedetti a Osimo. Un applauso per questo. Il 24 luglio 2012, in merito all'indagine sulla trattativa Stato-Mafia, ha chiesto l'invio a giudizio di 12 indagati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, articolo 338 del Codice Penale. I politici Calogero Mannino e Marcello Dell'Utri, i boss Giovanni Brusca, Totò Riina, Gianluca Bagarella, Antonino Cinà, Bernardo Provenzano, il collaboratore Massimo Ciancimino, quest'ultimo anche per calunnia. L'accusa per l'ex ministro Nicola Mancino è invece di falsa testimonianza. Il 5 dicembre 2012, in merito al conflitto tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e la Procura di Palermo riguardo alle intercettazioni dello stesso Napolitano e del deputato Nicola Mancino, risoltosi con la sentenza della Corte Costituzionale che accoglie il ricorso di Napolitano e che prevede la distruzione delle intercettazioni. Dal 6 dicembre, da partigiano della Costituzione, quale si autodefinisce, pubblica Partigiani della Costituzione sul sito della rivista Micromega. Esce il libro Io so, qui Groia suggerisce che la nascita di Forza Italia sia collegata agli interessi della mafia. Che strano. Per questo migliaia di militanti del partito fondato da Silvio Berlusconi nel 94 si sono attivati e con l'appoggio del quotidiano Il Giornale hanno avviato una class action, una raccolta di firme contro il magistrato perché si sentono diffamati dalle sue affermazioni. E vincerà. Che, insomma, questo, un curriculum di questo tipo, no? Quando abbiamo iniziato a parlare di Costituzione, di legalità, soprattutto questa mattina abbiamo parlato di legalità democratica, perché io dicevo con il dottor Ingroia, che quando incontrammo l'anno scorso il fratello di Peppino Impastato, no? Qui in questa sede, parlammo di legalità democratica, perché lui dice la legalità è una parola che tutti utilizzano ormai da destra a sinistra, tutti si riempiono la bocca sulla legalità. Però quando si parla di legalità come l'acquisto, per esempio, degli F-35, si spendono miliardi, questo è legale perché spendiamo i soldi nostri, i soldi che sono approvati dal Parlamento. Quando parliamo di scudo fiscale, cioè miliardi di evasione portati all'estero e poi ritornati in Italia pagando una minima percentuale del 5%, sono considerati legali perché l'ha approvato il Parlamento. Allora, quando si parla di contratti di lavoro che sono da schiavi ai nostri giovani, che fanno contratti part-time, lavorano la domenica, lavorano la notte, non hanno nessun diritto riconosciuto, per poche centinaia di euro sono legali, perché grazie anche al Partito Democratico abbiamo avallato questo tipo di...
parlare a questo punto di legalità democratica. E siccome la nostra Costituzione è la garanzia della nostra legalità e per i nostri diritti, noi tutti cittadini democratici antifascisti abbiamo il dovere di essere vicini alla nostra Costituzione, di difenderla fino in fondo. Dobbiamo ringraziare uomini come il dottor Ingroia che lottano tutti i giorni per difendere questi diritti. Ingroia ci farà una lezione magistrale sulla Costituzione. Il nostro Walter, adesso non litighiamo più. Poi Walter farà un intervento. L'ho sentito Rimini. Abbiamo sentito tutto. Non c'è il microfono, qui là l'acustica è buona, si sente bene. Io non sempre cercavo una voce molto forte, però in genere quando mi appassiono poi va crescendo. Mi sentite. Allora, innanzitutto grazie per tutte le bellissime parole, solo in parte meritate, che sono state dette prima. Io in realtà non mi sento un uomo straordinario, sono un cittadino siciliano, credo che l'accento. Un cittadino siciliano impegnato che in tutti i momenti, in tutti i percorsi, a secondo dei ruoli diversi che ho rivestito negli anni, io personalmente non vedo soluzioni di continuità tra il mio impegno quando ero ancora studente, ero uno studente che si impegnava politicamente nel movimento studentesco di quei tempi, ma anche nel movimento antimafia che stava crescendo e che era cresciuto già in quegli anni 70 e poi nei primi anni 80, e non vedo appunto soluzione di continuità tra quell'impegno e quello che poi ho svolto per 25 anni da magistrato, e quello che sto continuando a svolgere oggi con attività diverse. Io non ho un impegno politico, come si sa, ma non è il mio, io non mi sento in politico, nel senso tradizionale, spesso di interiore esterno. Faccio politico, cercando di dire, perché ritengo che l'impegno politico oggi sia importante per cambiare questa Italia. L'Italia è sempre peggiore, è un'Italia, come si diceva prima, sempre più ingiusta, sempre più diseguale, nella quale la forbice delle diseguaglianze si allarga sempre di più, una diseguaglianza che è economica, giuridica, sociale, culturale anche, un'Italia dove prevale l'egoismo sociale a dispetto della solidarietà, e quindi in questo senso ritengo di poter dare oggi il mio contributo in maniera diversa da quello che ho dato da magistrato, comunque sempre un ruolo professionale nel mondo della giustizia. Oggi faccio un avvocato che, come dicevo prima, mi ha detto qualche tempo fa, cioè stamattina ho preso gli strumenti, non per scelta, quindi per coerenza rispetto al mio impegno da magistrato di mafia, 25 anni ovviamente non prenderò né mafiosi né corrotti, ma posso svolgere un ruolo di avvocato da parte anche dei più deboli, dei senza difesi. Stiamo costituendo insieme ad altri legali un pool per difendere i profughi a Lampedusa, ma non tanto, non solo per difendere i diritti dei profughi, ma per trovare l'occasione, la circostanza, speriamo, in una sede giudiziaria nella quale sollevare il conflitto e l'eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale della legge Bossi-Fini, visto che il Parlamento non è in grado, non riesce, per mancanza di volontà o per mancanza di democrazia interna di qualche movimento politico, nel quale la scelta importante di parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno fatto, essendo sconfessata dal diritto del Casaleggio, insomma, si riuscì a portare in porto la modifica. Se non lo fa il Parlamento, cerchiamo di farlo noi con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo, fino a quando non ci modifica, non ci cambia neanche quello, una Corte Costituzionale, dobbiamo sollevare l'eccezione costituzionalità della Bossi-Fini davanti alla Corte Costituzionale, così come credo che si debba fare anche
davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, le giurisdizioni e le corti di giustizia europee sovranazionali sono sempre più importanti, in Italia si utilizzano poco, vanno utilizzate maggiormente. Però non voglio parlare oggi del mio modo di interpretare, di svolgere questo mio nuovo ruolo anche di avvocato, anche, diciamo, dei più deboli. Io lo dico semplicemente per dimostrare come in ogni posizione che ciascuno di noi riveste nella società si può svolgere un ruolo in due modi. Lo svolgere il ruolo comunque è meritorio di fare bene il proprio dovere, si può fare bene il proprio dovere di magistrato, come tanti magistrati lo fanno nel chiuso del loro ufficio e delle aule di giustizia, ed è importante che ci siano magistrati che vogliono bene il loro mestiere, ma tanti avvocati vogliono altrettanto bene il loro mestiere, applicando i codici, rispettando il cliente, facendo l'interesse del loro cliente nel rispetto della legge. Certamente è importante, vanno considerati come seri professionisti e seri magistrati gli uni e gli altri, rispetto alle decisioni corrotte degli avvocati che a volte tradiscono le aspettative e la tutela dei loro clienti o addirittura violano le leggi. Bene, però qui ci può essere un terzo. Che è il modo in cui ho sempre pensato che si dovesse fare, e cioè svolgendo la propria funzione, il proprio impegno, come fanno tanti insegnanti, come ho avuto modo di vedere di questa, dove sono stato stamattina incontrando gli studenti, cioè da cittadini attivi e partecipi, utilizzando il proprio ruolo, la propria funzione sociale, guardando alla società e guardando anche, se possibile, a come ciascuno di noi può dare un contributo per rendere la nostra società migliore, il nostro paese migliore, provare a correggere, per provare a renderlo meno ingiusto, meno diseguale, così. Bene, allora, tutto questo si può fare non soltanto assecondando le idee di ciascuno di noi, ma direi che soprattutto avendo una tavola di riferimento. Su questa tavola di riferimento, la tavola dei valori, quello che chiamiamo la nostra Bibbia laica, la Costituzione. Noi abbiamo questa grande fortuna, questo privilegio, che al contrario di altre società, di altri paesi, nei quali bisogna individuare, costruirsi e cercarsi una tavola di valori, noi ce l'abbiamo già. Una tavola di valori che noi abbiamo ereditato, abbiamo la fortuna di avere questa eredità pesante ma estremamente ricca, che è un'eredità di valori, di ideali, di battaglie, anche di sacrifici di tanti uomini e tante donne che erano battaglia della resistenza antifascista, che sono impegnati per questo stesso sogno di un'Italia diversa, di un'Italia uguale e giusta, un'Italia fuori dalle violenze e della illibertà del regime fascista. Beh, noi oggi siamo un'Italia certamente migliore di quella dei tempi del regime fascista, grazie a loro, grazie a questa resistenza, ma non è l'Italia che i partigiani sognarono quando avviarono quella vera e propria rivoluzione che fu la resistenza antifascista italiana. Loro sognavano un paese diverso, appunto, un paese uguale, un paese giusto, il paese che con grandi uomini sono stati padri costituenti, hanno disegnato e hanno messo per iscritto in una tavola di lavoro, dentro una gerarchia di lavoro. Il lavoro, la solidarietà, l'eguaglianza, non a caso sono moltissimi articoli della Costituzione che costituiscono i pilastri fondamentali del nostro essere in comunità. Beh, allora, noi abbiamo alle spalle questo autentico miracolo che la Costituzione è stata, dico miracolo perché si
si è riusciti a fare una sintesi straordinaria di culture diverse, di idee politiche diverse, di sensibilità diverse, la cultura marxista, comunista, con quella socialista, con quella cattolica, con quella liberale azionista, tutto diciamo, la parte migliore dell'Italia che usciva dalla regime fascista, riuscì a mettersi attorno ad un tavolo e a costruire appunto questo mirabile risultato. Un risultato nel quale si è descritto un modello di società. Il modello di società ancora non ci siamo. L'Italia di oggi è molto lontana dall'Italia scritta nel modello di società. L'Italia oggi, il lavoro indicato dall'articolo 1 come fondamento della Repubblica Italiana oggi è non è un diritto, ma è una sorta di privilegio che viene distribuito dalle elite politiche, dalle classi dirigenti, esercitando un potere spietato nei confronti del più debole. L'articolo 3, il principio di uguaglianza, è un principio quotidianamente sfregiato e di ripenso, e l'articolo 3 è uno degli esempi. Ma è semplicemente un richiamo dei principi ai quali noi dobbiamo guardare, perché presi dalla furia, dalla nostra impellenza quotidiana, noi dimentichiamo il nostro paese che ha portato le spalle alla Costituzione, trascurando, quindi ogni tanto serve fermarsi un attimo e guardare, una danza magari si legge e rendersi conto quanto beni preziosi, lavori preziosi ci sono che vanno tirati fuori dalle strade, con una grande miniera che però rispetto all'estrazione dei suoi valori di miniera non è stata mai utilizzata. Allora dicevo, l'articolo 3 è un esempio di questa mirabile sintesi di idee diverse, perché da una parte si ribadisce quello principio fondamentale di ogni Stato democratico, e cioè appunto il principio di uguaglianza, a cominciare dal principio elementare di uguaglianza di tutti i cittadini contro la legge. Beh, se guardiamo la storia degli ultimi decenni, se guardiamo la caccia ai magistrati contro la magistratura che ha cercato di applicare il principio di uguaglianza di tutti contro la legge senza distinzione di censo, come dice anche l'articolo 3, e quindi di potere e di ricchezza, e se guardiamo il fatto che ancora oggi, dicevo prima di intervista, questo è stato qualcosa, che ancora oggi un pregiudicato condannato per uno dei reati più gravi che possa commettere uno dello Stato, come è, purtroppo, come è, per lo Stato, quanto senatore. Lo Stato, ex presidente del Consiglio più forte, uomo dello Stato, che ha commesso il reato più grave, se non lo si fosse commettere, cioè poi avere preso in giro lo Stato che lui avrebbe dovuto sentire, perché è un grande fronte fiscale, un reato gravissimo, quindi per aspettare la bandiera. E allora, se noi siamo ancora qui a discutere, se il pregiudicato è condannato con sentenza di vita, possa stare in Senato. E se addirittura si discute a seguito del messaggio del Presidente Napolitano sull'amnistia, se fosse in qualche modo essere applicato a lui l'amnistia di tutti in modo tale da salvarlo, diciamo così, dall'esecuzione della pena e quindi mantenendo il circuito politico, questo dimostra che in Italia l'articolo 3 non è applicato. Non sono uguali di fronte alla legge tutti i cittadini italiani. Perché a prescindere da quello che poi gli accadrà, cioè il solo fatto che da anni, e in particolare con la progressiva la sentenza, da mesi ci si
sia tutto il dibattito politico bloccato sulla sorte giudiziaria di quest'uomo dimostra che in Italia tutti i cittadini non sono uguali, che qualsiasi altro cittadino italiano deve già andare a pezzo per effetto di questa tendenza. E non dico che voglio per lo scoraggiare. Però è questo il punto. Il punto è che venga applicata la legge, se la legge dovesse avere una conseguenza che anche questo non è andato, vale in galera, tutto sto che la pena, è giusto che questo sia, non perché, non perché riguarda Silvio Berlusconi, ma perché riguarda un cittadino come lui. E allora questo dimostra perfino questo principio elementare, dell'uguaglianza cioè di fronte alla legge, che non è né dei paesi comunisti e neppure dei paesi diciamo di sinistra, ma è una democrazia elementare, democrazia liberale, non chissà quanto avanzata. In Italia è ma c'è di più. Noi ovviamente siamo tornati a questo primo stadio, cioè lo stadio limite del principio di uguaglianza, ma dimentichiamo che i nostri padri costituenti erano andati molto, molto, perché dopo il primo comma dell'articolo 3 che dice questo principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, c'è il secondo che è un principio rivoluzionario, di una rivoluzione che non è mai iniziata nel nostro paese, o meglio, è iniziata scrivendo nella Costituzione ed è finita aggiornando questo articolo, questo principio, il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è rimasto inattuato. Ed è un articolo nel quale lo Stato si fa carico, dice essere suo specifico compito quello di rendere effettiva l'uguaglianza, perché i costituenti hanno detto che non prendiamoci in giro, certo è importante che i cittadini siano uguali contro la legge, ma non basta, perché se c'è un'uguaglianza, vedete, uguaglianza con i giuristi che è una formale, c'è un'uguaglianza formale davanti alla legge e poi ciascuno rimane in condizioni di diseguaglianza di fatto, di diseguaglianza sostanziale, per ragioni economiche, di razza, quindi, e tante altre, anche c'è per la distinzione di genere. Penso tante cose si sono poste i padri costituenti fin dall'inizio, e cioè che esistono degli ostacoli concreti, sostanziali, perché si chiama diseguaglianza sostanziale, che impediscono che l'uguaglianza formale si realizzi. Allora, non solo ne erano consapevoli, ma hanno fatto il gesto appunto rivoluzionario di scrivere la Costituzione, di impegnare lo Stato per gli anni futuri a rimuovere quello Stato. E altro che sono quello Stato. Gli Stati che sono diventati nel passare il tempo, appunto, che questo articolo è dimenticato. Non solo non esiste l'uguaglianza sostanziale, ma siamo tornati indietro, addirittura neanche l'uguaglianza formale si è realizzata nel nostro paese. E io ci sono questi due articoli, che potrei citare decine di articoli rimasti lettera morta, di una Costituzione materiale, cioè la Costituzione come di fatto è nella quotidianità di ogni giorno, che è lontana, purtroppo, anni luce rispetto alla Costituzione scritta, la Costituzione formale, quei principi che dicevo, con l'articolo 2 sulla solidarietà, che c'è di solidarietà in questa Italia applicando appunto la legge impositiva, il principio di respingimento e i morti di la strage di Lampedusa, che è una strage di Stato, come è stato detto giustamente, altro che funerale di Stato, tutto lo Stato, italiano è colpevole ed è colpevole di due morti proprio perché ha varato, per un definito di queste leggi, che sono leggi incostituzionali, perché contrarie al principio di solidarietà. E che dobbiamo dire rispetto al principio di sovranità? Il principio di sovranità sul proprio territorio. Altro principio fondamentale scritto nella Costituzione, violato ai tempi della cosiddetta guerra fredda, nella quale l'Italia era un luogo nel quale il patto atlantico installava, lei ricordo io ero ancora studente quando si faceva un'amministrazione contro l'installazione dei missili Cruz a Comiso in Sicilia, una battaglia nel quale uomini come Piero Torre si sono battuti quegli anni, che avevano ucciso dalla mafia, che avevano anche interessi nazionali e internazionali all'installazione, con la battaglia purtroppo abbiamo perso perché i missili vennero installati proprio perché l'Italia non è un paese, non è mai stato.
interesse veramente a sovranità internazionale, perché dentro oggi del blocco di contrapposto, della fede e così via, per oggi non è che la cosa è differente, ancora oggi in Italia non è il paese di sovranità nazionale, per ragioni diverse, sono venuto il muro di Berlino, non c'è più il cosiddetto comunismo reale, non c'è più la guerra fredda, ma c'è un controllo da parte dei grossi potenziali economici che fa sì che l'Italia, ad esempio, non sia più padrona della politica economica. L'Italia non è padrona della politica economica, e i presidenti del Consiglio che si sono avvicendati, che si viene fuori in modo molto evidente negli ultimi due presidenti del Consiglio, molti prima, Letta poi, non sono padrone delle scelte della politica economica, perché noi siamo succubi delle politiche europee, ma le politiche europee, a loro volta, sono succubi delle scelte che vengono fatte dalle lobby finanziarie e speculative che reggono le sorti dell'economia mondiale e che hanno asservito la politica. Allora, il tema per il quale oggi più che mai si deve fare politica, ma nel senso più nobile del termine, è proprio perché noi dobbiamo riconquistare un ruolo positivo della politica che sia normale dei cittadini. Ed è una politica che deve ribellarsi, diciamo così, rispetto alla politica. Noi abbiamo oggi una politica debole, perché è una politica al servizio delle grossi potentati economici. È l'economia che governa la politica, non è più la politica che governa l'economia. Noi dobbiamo restituire alla politica il governo dell'economia, per farlo bisogna farlo appunto restituendo ai cittadini forza e potere. E da dopo comincia appunto la Costituzione. Torniamo ancora alla Costituzione. Ecco perché la battaglia sulla Costituzione, per difendere la Costituzione, per dare sostanza alla Costituzione, è una battaglia decisiva e cruciale. Anche perché siamo in una fase cruciale. Perché mentre noi siamo qui, c'è un comitato di cosiddetti saggi, la finiscita giudiziaria, i cosiddetti saggi, forse tanto saggi non sono. Sono saggi giusti per questa. Esatto. Questo comitato dei saggi, che è stato nominato dal Presidente del Consiglio, ma in realtà sappiamo che il vero artefice della politica italiana degli ultimi anni non è l'attuale Presidente del Consiglio, ma è il Presidente della Repubblica, che ha in qualche modo ispirato queste scelte politiche, compresa questa riforma costituzionale, che secondo me non è una riforma, è una controriforma, è una commissione. Allora c'è questo comitato dei saggi che sta lavorando nell'ombra, senza nessun controllo dei cittadini, senza nessun controllo dell'opinione pubblica, in una situazione quasi da regime censura totale, perché voi provate a scorrere, io non vedo come diceva da un po' di tempo, ma provate a scorrere tutti questi vari show televisivi dove insomma, ci si litiga, si fa finta di litigare su alcune questioni, se si parla mai, si discute mai del tema della Costituzione, non si discute, perché questa maggioranza più o meno anomala, sono tutti d'accordo. Quindi non serve al talk show televisivo. Il talk show televisivo serve un po' di chiasso sulla questione della violenza, del discorso, altri temi che apparentemente creano più audience perché sono più spumeggianti. Ma intanto dietro le quinte questa stessa maggioranza sta partendo avanti in modo compatto, senza litigi, senza contrasti, la missione della Costituzione. E allora abbiamo un, non so io, non mi parlo se stato. Ma siccome siamo in un regime di totale censura, le occasioni, le finestre che abbiamo per raccontare le cose che stanno accadendo vanno utilizzate. Allora, su questa cosa, il progetto che c'è in corso in Italia, la maggior parte di la stragrande maggioranza degli italiani, usano. Cosa sta accadendo? Un disegno che viene da lontano. Il disegno ha origine tra gli anni 70 e gli anni 80 del maestro Tullio Benedettini, Licio Gelli. Qual era il progetto di Gelli? Il progetto di Gelli è un progetto in modo
se vogliamo, certamente più rozzo di quello che si sta mettendo in alto oggi, ma la sostanza è la stessa. Il progetto di Gelli è uno stravolgimento della Costituzione, sostituire la Repubblica parlamentare con la Repubblica presidenziale, un azzeramento dei poteri di controllo, e quindi poteri di controllo di legalità, a cominciare dalla magistratura, il controllo dell'informazione libera, e quindi bisogna invece al contrario controllare l'informazione pubblica, una neutralizzazione dei poteri del Parlamento, quale sei dei rappresentanti del popolo per controllare in qualche modo il potere esecutivo, e concentrare i sindacati, intervento su tutti gli altri punti, diciamo, di resistenza costituzionale, istituzionale o sociale, che potessero costituire tra virgolette l'intraccio del potere politico esecutivo. E questo non solo, non tanto, non solo, anche nel caso di Cerceri, che non tanto, non solo per ragioni, diciamo così, ideali di ideologiche, di impronta, potremmo dire neofascista, ma sostanzialmente Geniera, ma non è tanto questo. La verità è che dietro c'era un progetto semplicemente di asservimento della politica alle lobby di interessi. Il punto è, ecco tutto quello che stavo dicendo oggi, mettere le mani, non so se collegata, grosso lobby finanziarie, nazionali e internazionali. Il progetto era quello di azzerare ogni forma, diciamo, di controllo. È chiaro che in una ridisegnando un assetto istituzionale, se concentri le mani e concentri il potere, le mani di un uomo solo al comando, è più facile ovviamente controllare quell'uomo solo, se ha tutte le regole del potere di mano, il Parlamento, un controllo diffuso di legalità con l'organizzazione vitale, con la magistratura e non controllata gerarchicamente dalla politica, una corte costituzionale che così dice un altro paletto assoluto, totalmente indipendente, e così via. È ovvio che concentrando le sedi di potere, il luogo del potere, in un unico luogo, in un'unica sede, è più facile controllare, ed ecco quindi a cosa era funzionale il progetto di Gelli. Il progetto di Gelli, per fortuna, tutti non hanno l'anno di testa, non hanno in porto proprio perché funzionarono alcuni di quei meccanismi, in particolare il famoso indagine della magistratura, milanese, che consentì di scoprire i famosi elenchi, e si scoprì che la loggia di due era infiltrata ovunque, nella politica, nel mondo delle istituzioni, nel mondo dell'informazione, della stampa, eccetera, e quindi si stava preparando a quella sorta di golpe bianco che era nell'idea di Ciccio. Dopodiché è rimasto però. Io ancora seguo così, non è che sconfitto Gelli sia finito, diciamo così, il gellismo, cioè il progetto, è rimasto una sorta di fiume carsico sotterraneo, pronto a riemergere nel momento in cui si creassero le condizioni per riattivarlo. E questo è accaduto nel ventennio Berlusconi, cioè questo Berlusconi era iscritto alla stessa loggia di Gelli, era anche lui della P2, quindi coerentemente Berlusconi cercò di portarlo avanti, ma anche Berlusconi lo fece, se vogliamo, in modo più insistito, meglio assistito dal controllo che lui aveva e ha avuto per anni degli organi di informazione, e quindi è andato più avanti di quanto non fosse andato a Gelli. Gelli, in un modo, era una fase creativa, preparatoria, ma non era riuscito a metterlo a segno, se non conto. Berlusconi c'è riuscito in parte, non è riuscito a modificare la Costituzione formale, ma certamente ha avuto un ruolo molto importante nel cambiare, come abbiamo detto prima, la Costituzione materiale. L'Italia oggi è cambiata, l'Italia di oggi, in modo diverso, poi l'Italia è molto peggiore, appunto,
di Berlusconi, di Berlusconismo, anche con gravissime responsabilità di chi dall'altra parte ha dovuto fare agio e non ha saputo o voluto, non fare solo l'agenzia, ma sono avere tutte due cose, alcuni non hanno saputo, altri hanno voluto intenzionalmente fare agio o non fare agio rispetto al Berlusconi. Però, anche colpa nostra che abbiamo continuato. Ma non credo. E allora questo però, nonostante tutto, Berlusconi non ha rinunciato all'idea di completare il quadro, perché è riuscito a modificare la testa di molti italiani. È riuscito perfino a quelli che dovrebbero essere, diciamo, del lato opposto. È riuscito a cambiare alcune condizioni materiali in cui oggi noi viviamo, e però ha trovato dei punti di resistenza dentro la magistratura, anche pezzi dello squadro politico, sociale, eccetera, eccetera. E allora si è reso conto che, volendo la vittoria totale, è passato all'attacco, appunto, alla baionetta, alla Costituzione. Quindi si è cercato già che Berlusconi, senza riuscirci, vi fu anche un referendum qualche anno fa, con il quale si è vinto, si è riuscito a difendere la Costituzione per assalto. Allora, tutto questo mostra che c'è il disegno che viene da lontano, che riemerge. Berlusconi, quel progetto di Berlusconi era comunque bloccato. Possiamo dire che con gravi perdite si è riusciti a respingere con un ulteriore attacco alla Costituzione. Oggi siamo in una situazione peggiore. E oggi siamo in una situazione peggiore per il fatto che il progetto di manomissione alla Costituzione, che è attualmente in corso in questi giorni, in queste ore, perché mercoledì al Senato si voterà per la modifica, siamo già alla seconda lettura, per la modifica al Senato dell'articolo 138, il progetto è andato molto più avanti. È andato molto più avanti proprio perché, per quello che dicevo prima, siamo andati sempre più indietro come paese, come il livello di tenuta democratica delle istituzioni, soprattutto la politica. La politica oggi è spesso governata dai tecnologi e da quelle lobby politico-finanziarie che dicevo prima, e il risultato è i governi che operano in questi ultimi anni, il governo Monti, il governo Renzi, sono un prodotto e un frutto di questo crollo della politica. Dicevo, tutto questo cosa significa e cosa comporta? E tutto questo significa e comporta che siamo davvero vicini, paradossalmente, oggi al Palazzo, quando Berlusconi apparente al governo del paese. Perché il disegno che sta avendo oggi, come dicevo, ha dei vantaggi delle forze. Da un lato c'è la posizione parlamentare molto più debole di quanto non ci fosse rispetto a questo disegno, tanto che chi è l'opposizione ieri, oggi al governo, sostiene il presidente politico dell'articolo 128 della Costituzione, c'è anche il presidente della comunità che seppur pubblicamente in modo soft, però ha fatto un paio di interventi favorevoli alla politica della Costituzione. Si è dichiarato dispiaciuto anche delle manifestazioni in piazza che sono fatte il 12 ottobre per difendere la Costituzione. Senta, non sentiamo nulla. Prova a alzare la voce. Va bene. Non abbiamo nel paese una effettiva e forte opposizione rispetto a questo progetto. Allora, dov'è che sta avvenendo la modifica? La modifica sta avvenendo, tra l'altro, in modo più abile, più
più accorto, più, più insidioso, diciamo così, perché non si sta proponendo alla luce del sole, davanti agli occhi dei cittadini, una proposta di modificare lo Stato italiano, la Repubblica italiana, la Repubblica parlamentare, la Repubblica presidenziale. Non si discute di questo oggi. Su questo sta lavorando quella cosiddetta commissione di saggi. Una commissione di saggi, essendo stata nominata dal governo, non è parlamentare e quindi non è sottoposta al controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Stanno discutendo e non sappiamo cosa stanno discutendo. Stanno decidendo e non sappiamo cosa stanno decidendo. Ad un certo momento, quando i tempi saranno maturi con l'approvazione del Parlamento, vedrete che si troverà. Ci sarà una soluzione bella e pronta, i saggi hanno predisposto perché il Parlamento rapidamente approvi, perché i saggi a loro volta sono stati individuati col bilancino, diciamo così, dei vari partiti politici che sostengono la maggioranza governativa attuale, e quindi quella stessa maggioranza governativa porterà in porto il progetto di modifica. Intanto una sola cosa si sta facendo alla luce del sole, che è quella più insidiosa, che è la modifica dell'articolo 138. Cos'è l'articolo 138? Qua entriamo in un mondo difficile, una cosa complicata da spiegare. Ecco perché è stato studiato bene a tavolino questo progetto di una missione della Costituzione. Perché non hanno iniziato modificando la forma di Stato. La Repubblica parlamentare e la Repubblica presidenziale. Beh, in questo caso c'è stato un bel dibattito, la luce del sole, chi sta da una parte, chi dall'altra, i cittadini che votano, invece no, di questo non si parla. Poi si parla di modifica dell'articolo 138, un numero, apparentemente per la stragrande maggioranza degli italiani, un numero, che non significa nulla, perché cos'è, come dicono i costituzionalisti che militano, ce l'ho dall'altra parte, in fondo una norma procedurale, che volete che sia, che interessi agli italiani una norma procedurale. Ebbene, quella norma procedurale invece è il cuore, perché è, come dire, io la definisco sempre il chiavistello della Costituzione. Se salta quel chiavistello, salta il portone, diciamo così, ed entrano i barbari. È come se potesse svaligiare la cassaforte costituzionale di tutti quei valori, di tutti quei principi, ma per farlo bisogna modificare l'articolo 128. Perché? L'articolo 128 in effetti è una norma, appunto, procedurale, e cioè la norma che rende difficile cambiare la Costituzione. I padri costituzionalisti, i padri costituenti, come dicevamo prima, proprio perché sapevano quanto fosse importante, prezioso e anche, come volete, rivoluzionario il prodotto che avevano costruito, e sapevano che quindi avrebbe affrontato nei decenni successivi tanti assalti e tanti tentativi di stravolgere la seconda della maggioranza parlamentare che in certi momenti storici si sarebbe realizzato, pensavano di fare non una Costituzione facile a modificare, ma quella che si chiama una Costituzione rigida. La Costituzione rigida significa appunto una Costituzione difficile da modificare. E della Costituzione rigida, il meccanismo che rende rigida la nostra Costituzione è lì, proprio l'articolo 138, per questo dico che è il cuore della Costituzione. Perché cosa prevede? Prevede la cosiddetta doppia lettura, cioè gli articoli della Costituzione non possono essere modificati se non attraverso una doppia votazione, prevede una distanza di 3 mesi dalla prima alla seconda lettura, in modo tale che in quei 3 mesi ci si aspetta che ci sia un dibattito nel Paese, e quindi i cittadini siano informati, quindi che quello che accade nel Parlamento sia in qualche modo frutto di un dibattito ampio nel Paese, si prevede che ci sia un referendum confermativo delle modifiche costituzionali che si propongono, purché non si raggiunga la maggioranza dei 2/3 del Parlamento, perché nel caso in cui si raggiunge la maggioranza dei 2/3 il referendum non è necessario. Bene, la Costituzione è questa. Oggi questa maggioranza governativa, grazie a una legge sulla quale la Corte Costituzionale il 5 dicembre si è pronunciata, il Porcellum, vergogna nazionale, una delle peggiori leggi elettorali, sistemi elettorali al mondo, sul quale la Corte Costituzionale appunto si deve pronunciare il 5 dicembre, e mi sembrerebbe strano, difficile che possa essere dichiarata costituzionale questa legge palesemente costituzionale, comunque essendo vigente fino ad oggi, fino al 5 dicembre, legittima questo Parlamento di nominati in base alla legge Porcellum, e che non è
un sistema proporzionale, fa sì quindi che i due terzi dei parlamentari, che non sono i due terzi degli italiani, perché i padri costituenti, quando hanno previsto come soglia di maggioranza che impedisse il referendum alla maggioranza di due terzi, lo ha fatto perché esisteva la legge elettorale tipo proporzionale, quindi due terzi del Parlamento significava due terzi degli italiani, quantomeno due terzi dei votanti, potenzialmente degli italiani. E quindi aveva un senso che non si facesse il referendum una volta si raggiungeva la maggioranza così schiacciata. Oggi i due terzi, con il meccanismo del premio di maggioranza, i due terzi della maggioranza governativa non corrisponde affatto al due terzi degli italiani. E quindi è già una truffa la possibilità che c'è che si raggiunga la maggioranza dei due terzi per impedire gli italiani a pronunciarsi. Allora, però la battaglia è su questo. Noi vogliamo che gli italiani sappiano e che gli italiani siano chiamati a pronunciarsi, che si faccia un referendum sulla modifica dell'articolo 138, che al di là del fatto che costituisce, come dicevo, il volto della Costituzione, una Costituzione rigida, quindi messa in una vera e propria cassaforte che difende quei valori, o invece la cassaforte è una Costituzione facilmente modificabile, noi vogliamo che gli italiani si pronunciano in modo tale che avrebbe l'esito del referendum un significato politico. Gli italiani vogliono una profonda modifica della Costituzione, o gli italiani sono affezionati a questa Costituzione, disponibili a piccole modifiche, ma non allo stravolgimento della Costituzione. Questo è il tema sul quale si dovrebbero sentire gli italiani e chiedere la loro partecipazione. Ebbene, noi abbiamo mercoledì, si vota al Senato. Se la maggioranza governativa rimane stretta e compatta e passa con la maggioranza dei due terzi, sarà impedito, se poi alla Camera, perché poi si tornerà a votare alla Camera a dicembre, non ricordo esattamente quando, e se anche alla Camera si raggiungerà la maggioranza dei due terzi, noi non saremo interpretati. Noi cittadini non avremo la possibilità di dire la nostra, si modificherà l'articolo 138, si insedierà una commissione, questa volta parlamentare, prevista da una legge costituzionale, che in deroga allo stesso articolo 138 farà di fatto delle modifiche costituzionali, che loro dicono sì, però noi faremo poi anche il referendum, ma dopo sulle singole modifiche, ma intanto sarà stato stravolto il metodo per cambiare la Costituzione e vedrete che sarà come un cavallo in corsa, nel momento in cui sarà modificato il 138 senza referendum, sarà una vaga. Per la quale nell'arco di un mese, poco più, ecco la regione, vera regione, per la quale il Presidente Napolitano vuole che questa legislatura arrivi fino al 2015, perché prima bisogna completare sulla Costituzione. E regioni che possono anche essere legittime, la regione è questa, la regione si dice che la politica in Italia non ha i tempi giusti nel prendere le decisioni, occorre rapidità di decisione. Per la rapidità di decisione questo sistema non funziona, bisogna rafforzare i poteri dell'esecutivo. E siccome questo, diciamo, questo è quello che vuole l'Europa, questo è quello che vuole l'Europa nel senso però del territorio del tempo, non parliamo dell'Europa dei popoli, dell'Europa dei diritti, parliamo dell'Europa dei banchieri e delle lobby economico-finanziarie che hanno bisogno di paesi nei quali la politica sia una politica subordinata. E allora questo è il diktat che viene dall'alto, e non è un caso che ci sono, non ricordo quale gruppo finanziario che abbia fatto una grave interferenza rispetto a tutti i movimenti che si stanno, a cominciare dall'Italia, stanno nascendo per difendere le repubbliche parlamentari. Per motivo improvvisamente i gruppi finanziari si interessano di meccanismi costituzionali, meccanismi parlamentari? La ragione è molto semplice, perché riguarda i loro interessi, perché loro hanno bisogno, per la ragione dicevamo prima, di una politica debole, hanno bisogno di governi che possono decidere senza consultare i cittadini, in Italia, altrove nel mondo. Ecco perché è un problema che non riguarda solo l'Italia, che riguarda l'Europa, riguarda il mondo, perché è una battaglia sulla quale ciascuno non si deve interessare. Per questa ragione noi abbiamo fatto un appello, quell'appello che è stato pubblicato sulle pagine del Fatto Quotidiano, ha avuto
tantissima adesione, sono arrivate quasi 500.000 firme, e questo dimostra che allora c'è una sensibilità, che i partigiani della Costituzione sono quelli che in prima persona davvero le lotte partigiane hanno fatto, ma ci sono, e di questo non possiamo essere contenti, dei giovani anche partigiani della Costituzione che oggi con lo stesso spirito di allora sono disposti a battersi per difendere la Costituzione, perché questo successo dell'appello sul fatto quotidiano è un grado. Io me ne vanto in occasione, non ricordo, ma è l'unico caso in cui mi autogratifico di qualcosa. Io sono contento e sono orgoglioso di essere stato uno degli artefici di questo appello pubblicato sul fatto, assieme ad altri lo abbiamo scritto, e quando io andai dal direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellari, proponendo la pubblicazione di questo appello, proponendo io stesso che il fatto pubblicasse per raccogliere le firme della visione, perché mi rendevo conto che c'era una totale assenza del paese di dibattito su questo tema, mentre invece si andava avanti a tappe forzate con questo disegno, io ricordo bene lo scetticismo. Lo stesso Antonio Padellari, persona certamente partigiana della Costituzione quanto noi, ma che da direttore del giornale deve mettere in piedi iniziative, diciamo così, editoriali che hanno successo, ma anche nell'interesse nostro, diciamo, politico, che non fosse un fuoco, se avessimo preso qualche decina di migliaia di firme sarebbe stato ovviamente un grande successo. E Padellaro inizialmente ebbe un po' di scetticismo, mi disse, beh, pensiamoci un attimo su, se dovesse fallire la raccolta di firme sarebbe un boomer, se la dimostrazione di italiani non sono interessati alla Costituzione, rafforzeremmo paradossalmente i nostri avversari. Dopo aver ragionato, dopo aver riflettuto, dopo avere anche un parte in Padellaro, ricordo, ci diede dei suggerimenti per rendere più leggibile, più semplice, meno giuridico, diciamo così, possibile il linguaggio usato in quell'appello, lo pubblicammo, mi ricordo quando, insomma, in estate, prima del posto, comunque si può pubblicare, penso fosse una cosa del genere. E Padellaro, quando lo pubblicò, lo accompagno io, scrissi un breve articolo per spiegare questo oggetto misterioso dell'articolo 138, non è facile riuscire a spiegare, non ha detto la voce quanto sia importante. Padellaro fece un pezzo dicendo: noi siamo per la Costituzione, abbiamo obiettivo 100.000 anni. E ricordo che alcuni, è lo stesso Padellaro, che vabbè, ci siamo sbilanciati, chissà se ce la faremo a prendere 100.000 firme. Qualcuno diceva che è un po' ambizioso, che vuole si interessi alla Costituzione, la Costituzione pare una cosa lontana e distante dall'impegno che viene. E le cose 100.000 firme, no, te lo racconto, in 2 settimane, praticamente. E poi, continuando la raccolta di firme, siamo arrivati quasi a 500.000, siamo arrivati a 450.000, qualcosa del genere. Quindi allora, se considerate che l'elettore del Fatto Quotidiano sono alcune decine di migliaia, nei momenti di punta si arriva a 80.000, 90.000, mi pare che sono arrivati solo il giorno della condanna di Berlusconi a 100.000. ma è un evento, diciamo, irripetibile nella storia del paese. E, ma se considerate quindi normalmente il Fatto Quotidiano a 80.000 lettori e la pubblicazione di quell'appello è arrivata a 500.000, tutto questo dimostra quanti italiani sono davvero affezionati, e lo dimostra anche quella manifestazione che ha fatto arrestato, diciamo, Maestro, il presidente Napolitano, per me invece è stata grande gioia, della manifestazione del 12 ottobre a Roma, dove sono scesi in piazza tantissimi italiani per manifestare il loro sentirsi appunto partigiani. Allora è una battaglia che si può e si deve combattere, e si può anche vincere. Per vincerla abbiamo bisogno di voi, di ciascuno di noi, di ciascuno dei cittadini attivi e partecipi, perché mai come in questo momento la politica non può essere delegata ai politicanti, e la politica deve essere svolta in prima persona ciascuno di noi. Io addirittura ho fatto alcune critiche, per questo ho fatto pure la scelta per dedicarmi alla politica di abbandonare la prova di magistrato, perché ovviamente parte dell'esperienza
elettorale, e se avessi voluto continuare la mia attività di magistrato, dopo non essere riuscito ad entrare in Parlamento, avrei dovuto abbandonare l'attività politica. Ma io ritenevo, a parte la destinazione la nostra, diciamo, del CSM, ma a parte la questione della destinazione, il tema è che ho ritenuto in questa fase, una fase da cittadino, prima ancora che da Antonio Bioffi, da cittadino, che fosse venuto il momento di impegnarsi più a tempo pieno di quanto obiettivamente non può fare un magistrato ovviamente ha dei limiti nel proprio impegno, perché ci sono troppe questioni cruciali. E un'altra questione cruciale, chiudo, e l'altra questione è quella, questa è un'altra del libro, è quella che riguarda questo libro, nel quale siamo anche qui. Il libro, io so che non è un atto di presunzione, questo tempo, diciamo, nel titolo, dove si dice che io chissà di quale sapienza sono depositario. Io ho voluto soltanto citare innanzitutto un grande intellettuale, artista e uomo politico, uso anche il termine uomo politico del passato, nel senso uomo politico perché aveva una visione politica dell'Italia profetica che nessuno probabilmente aveva quando lui era in vita e nessuno ha più avuto dopo di lui, che è Pierpaolo Pasolini. E Pierpaolo Pasolini, in un famoso suo saggio, si occupò di quello di cui normalmente un artista intellettuale non si occupa, cioè del tema della verità sulle stragi di Stato, sulla faccia oscura del potere nel nostro paese. Ricorderete i tempi di Pasolini negli anni 60-70, c'erano state le grandi stragi di Stato, la terza Fontana, la terza Loggia, la strage della stazione di Torino, e tanti altri fatti stragisti che si erano verificati a quel tempo, in epoca in cui si era verificato l'incrocio dei vari poteri occulti criminali, la mafia, l'elezione soprattutto nera, pezzi di apparati dei servizi segreti, non sono visti deviati, in realtà facevano soltanto purtroppo il loro mestiere, che in quel tempo i servizi di sicurezza facevano, dentro quella logica ritenuta rispetto agli accordi fatti che abbiamo parlato prima, che parlavano di sovranità, eccetera, eccetera. E ha aggiunto Pasolini, disse: io so, ma non ho le prove. Io so chi sono gli assassini responsabili delle stragi, io so chi sono i mandanti delle stragi di omicidi che hanno insanguinato l'Italia. E io so, ma non ho le prove, quindi non posso fare i nomi, anche se in realtà poi alcuni nomi di uomini politici, che erano i politici notabili del tempo, lui li fece, se poi non accusando direttamente non poteva rischiare di generazione per calunnia di informazione, non accusandoli direttamente di fatti di sangue. Bene, allora io ho voluto un attimo ricordare Pasolini e un po' aggiornare. E io mi sento in questo senso, questa è la seconda telefonata, allora io ho voluto dire che noi siamo in un passo in avanti, abbiamo la fortuna, noi cittadini dell'Italia di oggi rispetto a Pasolini dell'Italia di oggi. E la fortuna che abbiamo è che comunque, anche se, come dicevamo prima, soprattutto nel ventennio berlusconiano, molti passi indietro si sono fatti, ma su tante altre cose, e facendo confronto tra oggi l'Italia e Pasolini, molti passi avanti. I passi avanti che abbiamo fatto sono soprattutto sul piano della consapevolezza diffusa di quello che Pasolini sapeva. Quello che Pasolini, sostanzialmente isolato, diceva di sapere, è diventato la consapevolezza collettiva di tantissimi italiani, cioè che in Italia ci sia stato, ci sia tuttora
un potere anche istituzionale, anche dentro le istituzioni, che si è macchiato con anni di sangue, era una cosa che Pasolini diceva con voce del deserto, e di cui oggi gli italiani, o dicendolo pubblicamente o tenendolo nel loro intimo, sono consapevoli. Questa è una cosa, è una base di partenza, diciamo, importante, un livello di consapevolezza che in una società e che non va trascurata, sulla quale bisogna fare leva per moltiplicare le informazioni e l'impegno per acquisire sempre maggiori spazi di vita. Allora noi, avendo questo vantaggio, possiamo dire, dico io, che sino a qualche mese fa ero magistrato e quindi ho svolto attività di indagine, processi, inchieste, sono citati appunto alcuni prima, abbastanza delicati, e io oggi posso dire che su alcune cose posso dire che io so, e non solo io so e non ho ragione, ma io so e ho anche ragione, per averlo, diciamo, acquisito nel corso degli anni. E di quello, è quello che io so e di cui però è una verità, che è la verità sulla quale tutto sommato si è chiusa la mia attività giudiziaria dopo aver acquisito questa verità, è iniziata la mia attività politica, perché mi sono convinto in quel momento, con quella consapevolezza, che per fare dei passi avanti sulla verità collettiva non bastava più il mio ruolo di magistrato, ma occorreva un impegno molto politico, nel senso anche altro. E la verità che io so è che noi abbiamo avuto a che fare, ovviamente conosco molto meglio tutta la storia della mafia e dei poteri criminali, ma in generale possiamo dire, noi abbiamo avuto uno Stato, lo Stato italiano, non come io stesso pensavo fino a qualche anno fa, alcuni pezzi dello Stato, alcuni uomini inferiori dello Stato, ma lo Stato italiano ha deliberatamente scelto politiche di tregua, di convivenza e di accordo con i poteri criminali. Lo Stato italiano ha scelto deliberatamente trattative, accordi, politiche di convivenza con i poteri criminali. E questa è la verità, e questa era la verità che si è evidenziata nell'indagine, che considero l'indagine delle indagini di cui mi sono occupato, perché in questa indagine ciò che si è evidenziato è che ad un certo momento, addirittura in uno dei momenti, diciamo, più terribili della storia del suo paese, cioè lo stragismo che è scoppiato in Italia tra il 1993, con l'uccisione di Falcone, di Rosellino, delle scorte, e poi gli attentati della strage di via dei Gergofi a Firenze, gli attentati alle chiese a Roma, l'attentato a Milano, eccetera. E si è evidenziato che in quel momento lo Stato italiano, invece di alzare il livello a sua volta, di fronte a un innalzamento del livello dello scontro da parte dei poteri criminali, apparentemente contro lo Stato avrebbe dovuto alzare il livello dello scontro per contro la mafia. E invece questo non è. Quello che è accaduto è che lo Stato ha cercato la pace, diciamo così, ha cercato la tregua, ha mandato degli ambasciatori, uomini di Stato, fedeli uomini di Stato, non dico paradossalmente, ma quegli uomini dello Stato non erano degli infedeli come lo Stato, erano dei fedeli come lo Stato, che in nome dello Stato sono andati con ambasciatori a incontrare i rappresentanti di quel potere istituzionale e di quel potere extraistituzionale, illecito e illegale, e cioè la mafia, per stabilire gli accordi, patti e una nuova politica di convivenza. E questa scelta è costata sangue, è costata vite umane. Perché quello che è emerso, ed è un'altra verità che non si deve dimenticare, è che
proprio a causa della trattativa, sono morte le persone, non è che si sono salvate di trovare, se ne sono sacrificate di trovare, o meglio, peggio. Si sono salvate alcune vitromane di appartenenti alla casta e si sono sacrificate vitromane di persone che invece erano fuori da quel circuito. Perché, ed è raccontato anche nel libro, ed è dentro quel processo, la verità è che si è accertato che ad un certo punto lo Stato ha cercato l'accordo con la mafia, sentito la suggerenza regista, perché si ebbe paura e poi si ebbe conferma che dopo l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, che era il politico siciliano più compromesso con la mafia, rappresentante del potere di Andreotti in Sicilia, eccetera, i mafiosi non si sarebbero fermati lì. C'era una lunga lista di uomini politici che i mafiosi hanno deciso di uccidere, di eliminare. Ecco perché lo Stato si muove. Quindi lo Stato non si muove in un interesse superiore per tutelare i propri cittadini, ma per tutelare alcuni cittadini. Una volta il principio di eguaglianza, diciamo, disprezzato. Si fa quel primo incontro, si fa la trattativa e guarda caso, dico guarda caso perché su questo ancora non abbiamo acquisito la prova giudiziaria granitica, ma insomma possiamo dire di saperlo in modo deduttivo, e certo è che nessuno di questi politici può essere ucciso. Anzi, abbiamo la prova, questa sì, che un mafioso, Giovanni Brusca, uno dei peggiori, uno dei più sanguinari, era stato già incaricato dal capo del tempo, dottor Rina, di pedinare per organizzare l'attentato nei confronti di Mannino, onorevole Mannino, altro uomo politico che era il secondo della lista, diciamo, subito dopo Lima. Il Mannino, risulta dal processo, fu uno di quelli, era ministro in quel momento, in quel tempo, ministro degli interventi del Mezzogiorno, si diede da fare per attivare uomini delle istituzioni, soprattutto degli apparati di polizia o apparati dei servizi informativi di sicurezza, per prendere contatti con i mafiosi, per sapere che volevano i mafiosi, per risparmiarli sostanzialmente. E certo è che a un certo punto noi sappiamo che Rin, che poi Brusca ha collaborato con la parte di giustizia, che aveva raccontato Brusca, che Rina chiamò Brusca per dirgli non si fa più. Con l'omicidio Mannino, per il momento lo accantoniamo. Il Mannino si salvò la vita. Abbiamo qualcosa di più urgente da fare, disse Rina a Brusca. Brusca non seppe cosa, lo ha preso poco dopo, perché Rina incaricò poi i fratelli Graviera di uccidere Paolo Borsellino, di organizzare la strage via D'Amico. Questo quindi già dimostra cosa ha prodotto la trattativa. Ha salvato un mondo e non ci sono altri. Nessuno di quei politici venne più toccato, e comincia poi la strategia stragista delle stragi del 93, di Cercofi e così via, che quindi dimostra che la campagna stragista diffusa nel continente fu una reazione sempre della mafia, ma che comunque in base a un primo accordo, poi furono altri, non posso raccontare la storia di quel processo, un primo accordo furono risparmiati, in particolare gli uomini. Allora, questo per dire, noi siamo una democrazia incompiuta, siamo una democrazia imperfetta, e siamo una democrazia incompiuta e imperfetta per tante ragioni, alcune le abbiamo dette prima, riguardo alla distanza della Costituzione materiale rispetto alla Costituzione formale, ma anche per un'altra ragione, la ragione è della distanza che noi abbiamo, che la conoscenza collettiva del nostro paese ha rispetto alla verità. Noi, e per questo punto tutto il libro io so, perché il vero tema è il tema della verità del nostro paese. E perché il tema della verità non è una questione, come dire, morale o religiosa. La questione della verità è una questione, sì, che ha anche risvolti etici, ma anche ha una risposta politica, perché un paese senza verità, un paese che non è capace di conoscere la verità, di fare tutto ciò che è necessario per acquisire la verità su alcuni fatti cruciali della sua storia, fatti fondanti da cui è nato tutto il resto, perché si accennava prima ad esempio quello che accadde nel 94,
c'era, io anche qui dico, io so, anche se non ci sono ad oggi delle sentenze definitive che lo dicono, ma io so perché ci sono le prove, che il corso politico della cosiddetta Seconda Repubblica non è stato estraneo alla trattativa di Trattato, non a caso nel processo che io gli ho istruito e che ho iniziato nella fase di udienza, Dell'Utri è uno degli imputati, perché Dell'Utri è imputato di aver agevolato Cosa Nostra nella fase finale della cosiddetta trattativa a chiudere un accordo con Berlusconi, la sostanza è questa, un accordo di tipo politico nel quale si è ripristinato un, diciamo, patto di convivenza tra lo Stato, che Berlusconi nel frattempo diventa Presidente del Consiglio nel 94, un patto di convivenza tra lo Stato e i poteri criminali, la mafia. Non è un caso che in quel momento, infatti, la mafia smette di fare le stragi, perché la mafia da un momento di grandissima intensità stragista passa da 100 a 0, perché sono state arrestate tutti i mafiosi, non è affatto vero, perché la mafia improvvisamente non era più pericolosa, non è affatto vero, perché c'era stata una reazione da parte dello Stato, sì, c'era stata una reazione da parte della magistratura delle forze dell'ordine, ma non certo tale da depotenziare militarmente la mafia. È stata una scelta, anzi è stata una scelta che è accettata. Anche questo io so. È stata una scelta perché, anche questo molti italiani non lo sanno, si racconta in questo libro, ma anche in altri libri, molti italiani non lo sanno. Noi abbiamo, come paese, ci siamo salvati dalla strage più terribile che sarebbe avvenuta nel gennaio 94. Nel gennaio 94, dove c'è la famosa, per gli addetti ai lavori, ecco, c'è chi la sa, ma molti italiani non la sanno, la cosiddetta strage dell'Olimpico. Ossia la strage dell'Olimpico. La mafia aveva progettato la strage più terribile una domenica nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, in una domenica di calcio, diciamo, comunque lì ogni domenica di calcio ci sono due squadre della città, una volta di Roma, una volta di Roma. E l'avevano progettata per farla proprio in coincidenza, non la notte, ma proprio il giorno, in coincidenza con la partita. Come obiettivo avevano un pullman dei carabinieri in servizio d'ordine pubblico, e lì ci sono varie interpretazioni di certezze delle ragioni per cui hanno scelto il pullman dei carabinieri, le certezze nasce dal fatto che erano stati alcuni altri ufficiali dei carabinieri che Mannino aveva incaricato di andare a contrattare con i capi mafia, che quindi avevano siglato la trattativa, e quindi due anni dopo, nel 94, siccome la mafia in quel momento era insoddisfatta dei risultati di quella trattativa, si voleva fare saltare in aria un pullman dei carabinieri per dare un segnale forte ai vertici dei carabinieri per dire noi non siamo soddisfatti, non si è realizzato quello che c'era stato promesso, ma si voleva anche ovviamente uccidere anche, perché non sarebbero stati uccisi solo i carabinieri, ma tutti i tifosi, che sarebbe stato veramente una grande strage. Per fortuna di tutti noi, come paese, perché l'attentato venne organizzato, era già fatto, venne eseguito, soltanto che fallì, per fortuna. Il telecomando non funzionò, nel momento, diciamo, cruciale, che succede, però questo dimostra che poi la mafia non è proprio così, diciamo, infallibile, per fortuna. Il telecomando non funziona, la macchina imbottita di tritolo che era stata portata lì, dopo, nella testa di l'avevo promesso che avrei risposto. Scusate, una pausa, eh? Pronto? Che è successo? Esatto, così poi. Che è successo? Fallisce questo tentativo, i mafiosi, quando tutto è più tranquillo, tornano sul posto, riprendono la macchina imbottita di tritolo, la riportano nel garage della mafia, diciamo così, e a loro disposizione a Roma, pronta per essere riutilizzata la domenica successiva, a una delle domeniche successive. Dopodiché però questo attentato non è stato fatto mai, e da quel momento, quello è l'ultimo attentato, dopodiché la mafia riduce. E cosa è successo? E qua c'è una verità che ha raccontato un po' pentito questo protagonista di quella vicenda, che è Gaspare Spaduzzo, il quale in quegli stessi giorni, nel mese di gennaio, incontra uno dei fratelli Graviano, uno dei capi di Peduzzo Mafiosa, che era stato il responsabile della strage della Medio, e di tutte le altre, Firenze, Roma, Milano, il quale Graviano ha condotto una Pasqua, quando si
dice: ci siamo, abbiamo l'Italia in pugno, il tuo paesano lo chiama, che era Benutri, il tuo paesano è il signore alla standa, così della fine, se c'è Berlusconi, abbiamo chiuso l'accordo, insomma, sono stato ricordo, però esatto, si è chiuso l'accordo e quindi possiamo andare avanti tranquilli. Allora, questo ci fa, da quel momento non sono più fatti attentati, quindi la mafia denuncia perché si accontenta almeno della fase delle garanzie che sono state date. Poi la storia si allungherebbe, mi dovrei raccontare di tanti momenti in cui la mafia poi ha lanciato delle minacce, dei proclami, lamentandosi che non erano stati fino in fondo mantenuti i patti, eccetera. Ma ogni modo, non possiamo fare tutta la storia che viene fuori da una quarta persona. Anche per non stancare qui sulla notte. E questo per dirvi in che misura il tema della verità non è una faccenda che riguarda soltanto noi, come detti lavori, magistratura o quant'altro, è un affare che riguarda tutti noi come comunità e come cittadini. Il tema della verità quindi non ha soltanto, come dicevo prima, un risvolto morale ed etico, ma un risvolto politico, perché c'è un intimo legame tra verità e democrazia. Se non c'è verità non c'è democrazia, soprattutto quando la verità, come in questi casi, ha a che fare con eventi che hanno determinato una svolta politica. Parliamo del 94, potremmo tornare indietro di decenni in decenni. Noi ancora la verità piena non ci abbiamo neanche sulla strage di Cortella del Genese. La strage di Cortella del Genese era subito dopo, appunto, nel dopoguerra, la nascita della nostra Repubblica, una strage di donne, uomini, bambini, riuniti lì il primo maggio, la festa del primo maggio, dei lavoratori. Per quale motivo il bandito Giuliano, questo scoprì, ovviamente il bandito Giuliano era soltanto un paravento, uccise quelle persone? Era ovviamente un atto politico, era un modo in cui bisognava fermare le masse contadine, le forze sindacali, in quel momento impegnate in una battaglia durissima sulla riforma agraria, lo scontro politico e sociale con i latifondisti, le posizioni più conservatrici, eccetera, eccetera, e noi ancora però la verità piena non ce l'abbiamo. E allora questo dimostra quanto il nostro paese abbia un grave deficit di verità, e assieme a questo grave deficit di verità, un grave deficit di democrazia. Allora, o anche su questo, come paese, come comunità nazionale, riusciamo a dare una svolta, riusciamo a buttare faccia, riusciamo a superare certe reticenze e resistenze, certi muri di gomma istituzionali, che io per esempio ritengo incomprensibile. L'ostilità del presidente Napolitano rispetto all'indagine al processo di una trattativa. Ritengo incomprensibile il famoso conflitto di attribuzione sulla questione dell'intercettazione, ma che continua. Oggi abbiamo sul tappeto, non ho letto nel dettaglio se c'è una novità sui giornali di oggi, ma oggi abbiamo sul tappeto la questione della testimonianza del presidente Napolitano a Palermo al processo della trattativa. Giustamente la Corte d'Assise di Palermo ha applicato il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, di quando venga sentito come testimone, nel rispetto delle prerogative presidenziali, mettendo dei paletti, nel senso che il Presidente non potrà essere sentito rispetto a cose che costituiscono l'oggetto delle sue funzioni presidenziali, in questo caso dovrà essere sentito sulle confidenze che avrebbe avuto da un suo collaboratore, il dottore Lorenzo Ambrosio, che è morto, relativo a fatti del 93, quasi 20 anni prima che il Napolitano venisse eletto Presidente della Repubblica, non c'entra nulla con le funzioni presidenziali, e se ad oggi si legge sul giornale addirittura di una possibilità che il Presidente voglia sollevare un altro conflitto di attribuzione nei confronti della magistratura, risolto nei confronti della Corte d'Assise di Palermo, ritenendo che sia lesiva delle sue prerogative anche la richiesta che venga sentito come testimone. Mi auguro che così non sia.
mi auguro che il presidente Napolitano dia un segnale forte di apertura, dia ogni dubbio e opacità, dichiarando pubblicamente che è pronto a essere sentito dalla Corte d'Assise di Palermo, dato che in anticipazione ha scritto un articolo del Fatto Quotidiano di domani, dove c'è un appello diretto al presidente Napolitano perché lui dichiari spontaneamente e pubblicamente che andrà a Palermo. Ho la mia impressione e la mia sensazione che questo non accadrà. Non accadrà per la stessa ragione, diciamo prima. Noi abbiamo un paese che spesso ha paura della verità, ma quello che è peggio, non siamo in presenza, perché un conto abbiamo Silvio Berlusconi, è il discorso. Silvio Berlusconi, quando io andai interrogato quando era presidente del Consiglio del processo del Nutri, sui rapporti con Vittorio Mangano, sui rapporti con Gaetano Cinali, sulle origini ancora oggi oscure delle sue fortune economiche, finanziarie, eccetera, eccetera, Berlusconi ovviamente si dimostrò ostile, diciamo così, alla verità, e aveva la facoltà di non rispondere alle mie domande e decise che avessi quella facoltà e non rispose. Quindi mi appellai, diciamo, con senso, diciamo, sottile ironia, mi appellai al senso delle istituzioni, del presidente del Consiglio, non mi scappò da ridere a nessuno, per fortuna, ma veniva da ridere, diciamo, quando mi fece questo appello. Io mi appellai al suo senso delle istituzioni, diciamo, non servì a nulla. Ma lì è, non dico che è giustificabile, ma è comprensibile. Berlusconi ovviamente sa che in un caso del genere la verità lo danneggerebbe direttamente, quindi si difende la verità in tutti i modi possibili. Ma il caso del presidente della Provincia Corale, non c'è nessun motivo individuale, personale, perché abbia paura, tra virgolette, della verità. Quindi perché non venire a deporre davanti alla Corte d'Assise? Il problema quindi è più grave. Il problema è che non è il presidente della Provincia Corale una persona, come era il presidente della Provincia Corale una persona che ha paura della verità, ma è lo Stato che è rappresentato da Napolitano che ha paura della vita, e il presidente Napolitano interpreta questo spirito dello Stato italiano. E allora vedete come il problema è grave e strutturale. Allora noi o lo affrontiamo di petto oppure siamo, come dire, condannati a vivere in uno Stato ancora ipocrita che non sa fare i conti con la verità. Io credo che le cose possono cambiare. Io sono ottimista e vi dico perché sono ottimista. Io se c'è del cambio domani, però se noi guardiamo la storia del nostro paese, comunque, nonostante i tanti passi avanti ma anche indietro, nonostante le tante battute d'arresto, nonostante ci che ci fosse, nonostante le tante involuzioni, c'è una linea di progresso sostanziale. Dico passiamo tutti una brutta domenica. E cioè, parlo della materia che io conosco meglio, cioè la mafia. Allora, noi veniamo da un'Italia, non solo una Sicilia, ma un'Italia nella quale io, giovanissimo studente di giurisprudenza, studiavo su diritti e su manuali di diritto penale, dove i penalisti dibattevano tra di loro, si azzuffavano, sul tema se la mafia era o non era un'associazione criminale. C'erano fior di giuristi, sempre, non erano mafiosi, che erano avvocati al soldo dei mafiosi, esatto. La mafia è un'associazione criminale o tutt'al più a tutto voler concedere un'associazione immorale, non illecita ma immorale, perché quindi magari insomma utilizzava fini giusti ma con mezzi sbagliati. E se andiamo ancora più indietro, andiamo a fine 800, c'era addirittura chi lodava il mafioso, il modello del mafioso, perché il mafioso era l'uomo, tra virgolette, cioè quello che si fa giustizia da sé, che non,
che non si sottopone alle prepotenze altrui e così. E questa cosa, come giustamente tu dicevi, è il era anche dentro la magistratura, era anche dentro la magistratura che adesso studiava su quei libri, quindi si nutriva di quei libri, quei giuristi poi respiravano il clima culturale, politico, c'era nel paese. Poi quello è arrivato dopo, ma prima di qualcosa c'è stato qualche pioniere che è arrivato prima. E allora, un esempio, io infatti dico che noi possiamo individuare grosso modo quattro fasi. Vorrebbe essere più analitici, sono molto di più, ma insomma, per semplificare sono quattro fasi. Le cose cominciano a cambiare grosso modo negli anni 60. Negli anni 60, nel merito della magistratura, la magistratura comincia a crescere con la consapevolezza, che oggi è una consapevolezza che avevo tutti. All'epoca non aveva quasi nessuno, neanche dentro la magistratura. Negli anni 60, ad esempio, il primo, prima ancora di Falcone, perché c'è una federazione che precede di Falcone, il primo magistrato, il primo giudice che sta giù, questa cosa era Cesare Terranova. Cesare Terranova, io non ho avuto conosciuto tantissimi di questi magistrati, però dottor Giuretto, non conosce direttamente Cesare Terranova. Cesare Terranova era un giudice che per primo capì cos'è la mafia, che la mafia era un'organizzazione, e che la mafia era in rapporto con la politica, e che la mafia andava affrontata in modo strategico. E per affrontare in modo strategico, sul versante giudiziario, bisognava fare dei processi, che erano già all'epoca dei maxi processi, più famosi quello di Falcone, ma ci fu già altri maxi processi, istruiti appunto da Terranova, che si fondava sul cosiddetto reato associativo. Non c'era ancora l'associazione mafiosa, c'era il 416 semplice, il reato associativo. Perché? Perché il reato associativo è quello che ti consente di processare non il singolo individuo responsabile del singolo reato, ma tutta la struttura, tutta l'organizzazione. E nel processo porti davanti al giudice le relazioni tra gli associati, fai vedere come la mafia è un'organizzazione e un potere. Bene, però c'è stata con due magistrati che hanno studiato i diritti e che avevano una certa mentalità. E non soltanto siciliano, non è che erano frutto della mentalità, la solita mentalità siciliana in qualche modo condizionata dai loro comuni sulla mafia, condizionata dalla subcultura mafiosa, perché proprio sapendo questo, i processi che nacquero dalle indagini di Terranova furono fatti fuori dalla Sicilia. C'era in quel tempo l'istituto, si chiamava della legittima sospicione, cioè quando c'era il sospetto che in una sede giudiziaria non ci fosse abbastanza serenità di giudizio, ci potessero essere dei condizionamenti, quello si faceva altrove. E allora non si fece in Sicilia questi maxi processi della mafia, si fece da parte a Catanzaro. Questi due processi si conclusero tutti e due con l'assoluzione di tutti. Gli imputati che aveva portato la sbarra Terranova furono tutti assolti per l'insufficienza del problema. E lui aveva portato quello che era il cotal della mafia del tempo, c'era Luciano Liggio, il meno giovane ben presente, diciamo, ricorderà questo nome che era chiamato Primo la Rossa di Corleone, il primo capo mafia di Corleone, diciamo, famoso e importante, di cui poi hanno fatto seguito Lina, Provenzano, eccetera. Ebbene, finisceva la soluzione. E questo non perché Terranova fosse stato incapace, ma perché mancava ancora, come dire, la cultura giuridica, giudiziaria, il background, potremmo anche dire politico-culturale, con la magistratura per capire quello che Terranova ha capito. Ebbene, che fa Terranova? Terranova capisce che può svolgere il suo ruolo, deve anzi svolgere il suo ruolo diversamente, cioè capisce che continuare a intestardirsi e incaponirsi nel suo ruolo di magistrato rischia di sbattere contro un muro di gomma costituito dalla sua stessa corporazione. E che fa? Si impegna in politica. Cesare Terranova si candida, si candida, con importanza, con quale partito, come indipendente, si può dire, indipendente del partito comunista del tempo,
ma come indipendente, e fa una, un'esperienza parlamentare importante e preziosa, perché c'è una commissione antimafia che si è fatto dei lavori storici, nelle quali vengono messi, vengono accesi i riflettori sul rapporto anche mafia politica. Dopodiché Terranova ritiene a sua volta esaurito il suo compito da politico e da parlamentare e chiede di tornare a fare il magistrato. Aperta la parentesi. Quella era un'altra età, diciamo, un'età nel quale non succedeva quello che è successo a me, perché ho deciso di cambiarmi in politica e perché ho osato chiedere di tornare in magistratura. Nessuno osò mai mettere in dubbio l'imparzialità di Terranova, neanche i partiti a lui avversi. Attenzione, Terranova nella commissione parlamentare antimafia, infatti vi fu una relazione di minoranza che lui, con cui partecipò, che era quella dell'opposizione, mise sotto accusa il partito di maggioranza di governo dell'epoca, la Democrazia Cristiana Siciliana, i Gioia, Ciancimino, Lima, già c'erano a quel tempo. Ma ciononostante, quando lui chiese di tornare a fare il giudice su tutta la storia, non è che la Democrazia Cristiana disse no, Terranova non deve andare in Sicilia perché è un giudice non imparziale, è un giudice che poi l'indomani comincerà a processare e ad arrestare i suoi vecchi avversari politici. No, invece non lo fece. La Democrazia Cristiana lo fece il Movimento Sociale, che al tempo era l'opposizione, dall'altro lato, non lo fece il CSM, che lo mandò a Palermo, addirittura non a Aosta, ma a Palermo, perché quel mestiere lui sapeva fare, quindi per tornare a fare quel mestiere, ovviamente non furono della stessa opinione i mafiosi che lo uccisero. Diceva così, si è accertato che fu proprio lo stesso Luciano Miggio, che era stato nel frattempo appunto assolto, rimasto in libertà e latitante, che ha organizzato l'omicidio di Terranova, che venne ucciso. Bene, comunque non fu un sacrificio inutile, perché la generazione successiva, diciamo così, vent'anni dopo, ecco, a Falcone e Borsellino, si avvalsa di quell'esperienza. E per Falcone e Borsellino, quello che aveva fatto Terranova non era stato cancellato, era diventato patrimonio, era diventato patrimonio comune anche della magistratura, che nel frattempo era cresciuta dal punto di vista della sicurezza. E si è potuto fare un maxi processo, il maxi processo di Palermo, che ha avuto un esito diametralmente opposto di quelli di Terranova, non perché Falcone e Borsellino erano bravi e Terranova non era bravo come investigatore della salute, come la prova, perché era cambiato il modo di pensare anche della magistratura. Bene, dopodiché che succede a Falcone e Borsellino? Perché Falcone e Borsellino vanno avanti, andando avanti incrociano la questione delle collusioni, arrestano quelli di cui Terranova aveva parlato invece nel lavoro della commissione della terra di mafia, quindi vengono arrestati Ciancimino, i cugini di Vincenzo Salvo, iniziano le indagini sul gruppo degli imprenditori catanesi, i cugini di Cavalieri del Lavoro, e lì Falcone e Borsellino vengono fermati con un'azione a tenaglia di cui fa parte la magistratura, particolarmente impersonato dal presidente della Cassazione di quel tempo, Corrado Carnevale, il famoso giudice ammazza sentenze che annullava tutte le ordinanze e le sentenze che facevano Falcone e Borsellino, la magistratura quindi romana, ma anche la magistratura siciliana del cosiddetto Palazzo delle Reti, dove la giustizia del Falcone e Borsellino operava in situazione di sostanziale isolamento, la politica e il mondo dell'informazione che comincia una campagna di stampa che nasce da uno sfortunato e sbagliato articolo di Leonardo Sciascia, quello sui cosiddetti professionisti dell'antimafia, accusando Borsellino di aver fatto carriera con l'antimafia, e Lettere del Corvo arrivano dopo, e che non si è mai accertato anche più probabilità chi fosse l'autore, anche se vi furono al suo tempo dei gravi sospetti su un magistrato, comunque su ambienti, diciamo, certamente erano ambienti investigativi o giudiziari o del mondo appunto dell'investigazione, e il Consiglio della Magistratura che boccia Falcone quando Falcone vuole prendere il posto di Antonio Romanetto, che comandante la via, Falcone vuole diventare capo dell'ufficio, il CSM gli preferisce un anziano burocrate come Antonino Medi si chiamava, un bravo uomo che di mafia non capiva nulla e che soffriva di complesso di inferiorità nei confronti di Falcone, per cui lo ostacolò in tutti i modi. Bene,
quell'indagine, quel pool si risolve, finisce, tant'è che poi questo vino si trasferisce a Marsala, come poi io lo incontrerò qualche anno dopo, all'89, all'inizio della mia carriera, mentre Falcone si trasferisce poi a Roma nel 91, dove è direttore generale di Affari Penali e poi morirà prima di essere ucciso, prima di essere nominato procuratore nazionale antimafia. Ma questo quindi dimostra cosa? Dimostra che non era stato inutile quello che aveva fatto per la Palermo. E dopo la morte di Falcone Borsellino, arriviamo noi, il pool della Procura di Palermo con Caselli, i procuratori, che sono sostituto, e noi, anche noi, non ripartiamo da zero, noi ripartiamo da dove era arrivato Falcone Borsellino, arriviamo sapendo che si possono fare i processi perché comunque c'era Gimino e DG Salvo erano stati arrestati e poi condannati, e si potevano fare processi nei confronti dei collusi, dei politici, dei governanti, eccetera. Cioè, da lì non ripartiamo, i famosi cosiddetti processi politici, che non sono processi politici, non sono stati processi a uomini politici, come quello dell'ultimo che ho fatto io, con la condanna in parte già definitiva, quello che ho fatto di Contrada, l'ex capo dei servizi segreti, che ho fatto anch'io, con quale Contrada avete condannato definitivamente, e ha scontato anche quasi tutta in carcere la sua la pena. E il processo di Andreotti, in cui Andreotti in parte sì è stato assolto, ma in parte è stato dichiarato colpevole almeno fino al 1980, anche se il reato venne dichiarato prescritto. Insomma, si sono acquisite una serie di verità. E se arriviamo oggi, noi oggi, con questa indagine della prestativa, noi siamo anche qui, non siamo ripartiti da zero. Siamo ripartiti da quella base, Falcone Borsellino prima, pure di Caselli poi, e abbiamo iniziato a salire un altro scalino, che non neanche sospettavamo. E cioè lo scalino che ci dice che non era come pensavamo Falcone Borsellino, come pensavo io stesso quando lavoravo con Borsellino prima e con Caselli poi, e cioè che la mafia non soltanto è un antistato, ma ha complicità dentro lo Stato. Ma non si tratta di complicità di alcuni funzionari infedeli, ma c'è uno Stato che è infedele rispetto ai suoi principi, anzi, per la Costituzione, è uno Stato infedele rispetto alla Costituzione. Cioè uno Stato che deliberatamente applica una presunta ragione di Stato che è in conflitto con la ragione della legge e la ragione della Costituzione. Allora, questo è chiudo, e per dire, per darci un po' di animo, forse non devo tanto, invece se ci fate caso, questo ci dà, perché questo dimostra che non siamo al nastro di partenza, certo siamo a metà strada, non è che siamo avanti, non siamo vicini al traguardo, non siamo molto vicini al traguardo, però non siamo neanche al nastro di partenza. Certo, questo sino ad oggi ha determinato il passaggio di generazione, generazione all'altra, ma ogni generazione è stata, come dire, utile e funzionale a chi è venuto dopo. Allora noi dobbiamo provare ad accelerare, cioè, in modo tale. Allora, non dico che possiamo concretamente vedere quello che Falcone sognava, cioè la fine della mafia, ma ricordate la famosa frase di Falcone: la mafia è un fenomeno umano e storico, quindi ha avuto inizio e avrà una fine. Allora, non dico che noi vedremo la fine della mafia, me lo auguro, ma certo oggi è un po' difficile, non ci sono le premesse, però possiamo dire che non è inutile quello che stiamo facendo, perché anche nei momenti più difficili, anche quando si realizzano le battute d'arresto, sono le battute d'arresto che non disperdono il passato, è il nostro compito, questo l'importanza appunto di una Costituzione che ogni tanto si dice la Costituzione vecchia la dobbiamo cambiare. La Costituzione è un po' di più giovane che abbiamo nella nostra società, perché è giovane, di idee, di passione, di principi, di valori, quello che dobbiamo preparare. Allora, come era giovane la passione di Cesare Terranova nella sua attività giudiziaria prima e politica poi, come è stata quella di Falcone e Borsellino, ma è stata anche quella di Caselli, così che non sempre citiamo soltanto morti che sono stati uccisi, ma anche persone appunto in vita che hanno continuato un loro percorso. Io credo che la strada in salita, la strada è difficile, ma la storia ci insegna che improvvisamente, quando meno te lo aspetti, quando si riesce però a creare
un movimento di massa, è stato così per la resistenza, è stata la resistenza popolare, è stato così anche in alcuni momenti il movimento antimafia, che è stato popolare. Allora io mi auguro che noi riusciamo, la piazza del popolo l'altro giorno, il 12 ottobre, era piena, era anche quella una sensazione popolare. Allora se noi riusciremo a creare un movimento popolare, antidemocratico, che ha la Costituzione come sua bussola di riferimento, io penso che quello che è il sogno di tanti uomini, dai padri costituenti, tanti magistrati antimafia, alcuni hanno perso la vita, altri ancora ci sono e si impegnano, altri in ruoli diversi, questo paese lo possiamo anche cambiare. È un paese che ha tante energie nascoste, spesso disorganizzate. Queste energie nascoste e disorganizzate bisogna tirarle fuori, tirandole fuori come vanno tirati fuori i valori e come dire, le energie produttive che sono dentro la nostra Costituzione. Parlare ancora di quello che io
a 16 anni fa. Io pensavo fosse giunta per me, che ho sempre militato in forze sindacali, politiche, il momento alla signora di andare a letto. Ma una volta almeno, no? Tutte le sere, tutti i giorni, sempre impegnato a correre da una parte all'altra. E poi questa sera con la lezione di Groenio, l'avevo già sentito, ho sentito la seconda volta, di potessi sentire anche per la terza, cioè se potessi stare qui, mi viene, sentiamo, no? Ma è drammatico che dopo tanti anni di sacrifici, dopo tanti compagni morti, dopo tanti compagni che sono caduti in combattimento, dopo tanti che sono stati fucilati, dopo tanti e tante che sono stati impiccati per la Costituzione, per la libertà. Come me deve ancora lottare come ho lottato nel 43 e nel 44. Io mi ricordo quei momenti terribili quando dovevo andare a verificare se i compagni che erano stati presi, arrestati, se erano stati fucilati, siano stati impiccati. Quello che mi disgustava di più, non lo so il perché, è anche inutile farmi la domanda, le ragazze impiccate. Erano momenti atroci, terribili, terrificanti. Il fascismo ha un'unica faccia, quella conosciuta da tutti. E ancora oggi mi suona difficile accettare quello che ho dovuto accettare il 6 giugno del 1940, quando tutti i ragazzi delle scuole eravamo andati in piazza fascinate dai fascisti per fare la dimostrazione per la guerra. Io credevo con un briciolo di mosse, se avevo solo 13 anni, che fosse contro la guerra. E andai in piazza, se lo conoscete voi, in piazza Cavour, in piazza a Rimini, assieme a tutte le scolaresche. E lì c'era il conscio della milizia che parlava in piazza, noi eravamo stupati come le sardine, bambini, ragazzi, adulti, fascisti, amici, no? Quando il conscio è siete per la pace voi, volete la pace voi, e io ero ragazzino, no? Come? Ma io non mi rendevo conto che in quel momento, dicendo sono matti, mi posizionavo in una situazione diversa. Ma, e poi dici, detto di mamma, se non vogliono la pace, vorranno mica la guerra. E il fosso della crisi urlava con lo scesso, volete la guerra voi, sì, matti, matti, e la guerra l'abbiamo avuto, la guerra l'abbiamo avuto, ma io già allora, a 13 anni, mi ero già
collocato in una posizione critica verso il fascismo, verso il nazismo. Io dico, sì, io ho 13 anni, farò il servizio militare 21, ci mancano ancora 8 anni, la guerra viene, ce ne va, e passi loro che l'hanno, e un ragazzino. No, non andò così, perché 3 anni dopo ero già nella 8a brigata canibale, e ho fatto la guida di Nazione Nazionale, sempre nella stessa brigata, e sono contento di avermi partecipato e soprattutto di aver salvata la Gabbana. Allora adesso ci sono un po' di domande. Concedetemi soltanto un minuto da parte mia, perché io vorrei intanto ringraziare in un modo che l'Ampi ce n'ha uno in particolare, per ringraziare le persone che hanno lo spessore che mi fanno il Torino. Spero che l'accetti, ma da parte nostra vorremmo offrire la tessera di socio onoraria, onorario dell'Ampi, sezione di Antinore. Grazie. Allora le domande, io leggo i nomi, vado in ordine, quindi Tiziano, Tanari, cioè, prego, non so quanto di domande che mi prende. Grazie di tutto, il sollievo finale non è stato grandissimo, no, pazienza, grazie di tutto, volevo dire una cosa, credo che noi altri, il popolo italiano è circondato, credo che siamo in una situazione, è circondato. Credo che siamo in una posizione paradossalmente quasi peggio dei tempi del nostro ospite, perché abbiamo la mafia, abbiamo avuto e abbiamo ancora la mafia da... No, ma infatti vede che sono in peggio anche la voce, no, per carità. Però dico, siamo circondati, io quando sono circondato sto stretto, sgomito, faccio per dire, quindi non c'è la voglia di reagire. Però abbiamo da una parte la mafia, dall'altra parte lo Stato che si è venduto la mafia. Anche se mi pare strano, ha ammisticiato un po' con gli arresti di Totò Riina e di Provenzano, lì si vede avevano litigato un po', hanno rotto l'amicizia e poi si sono arrivati vicino. Comunque, mafia da una parte, Stato che si è venduto dalla mafia all'altra, Stato che si è venduto ai poteri forti dell'Europa, l'Europa che ci sta massacrando, perché credo, e questa è la cosa che lei ne ha parlato, però volevo appunto centrare questo problema, credo che la nostra Costituzione è già spazzatura. Quindi avremo come scala di valori, come scala di nemici da combattere, prima questa Europa. E lo dico io che sono non un europeista ma un mondialista, nel senso che dovremmo andare tutti d'accordo. Abbiamo questa Europa che ci sta massacrando. Abbiamo lo Stato che si è praticamente venduto, chi comanda i poteri forti, non so se mantiene l'amicizia con la mafia, e abbiamo una magistratura che parte poche persone come lei è al penultimo, terzultimo, quintultimo posto al mondo. Come possiamo fare? Questa Europa ci sta stretta, intanto cominciamo da lì, usciamo subito o dobbiamo aspettare? Lì la parte che lì è tutto un altro discorso, perché l'euro ci ha massacrato anche economicamente. Grazie. Gianpaolo Ballerio. C'è un amico che ha detto che la crisi non c'è, è soltanto la conseguenza del nulla che abbiamo seminato negli ultimi anni o negli ultimi 40 anni. Negli ultimi 60. Da una parte potrebbe avere anche ragione, perché se abbiamo seminato male, oggi il raccolto è quello che è. Io invece dico, oltre a non aver seminato, abbiamo seminato OGM, cioè prodotto, cioè organismi geneticamente modificati, che non solo ha modificato la politica, ha modificato
in parte forse anche la magistratura, ma più che altro la politica, e hanno prodotto la delinquenza diffusa, ma hanno modificato anche i cervelli degli italiani. I cervelli degli italiani, secondo me, in questo momento molti cervelli italiani sono OGM. Ora, come facciamo a riportare il terreno fertile come lo era una volta per poter produrre frutti, no, sani e frutti non avvelenati, a parte i campi dei fuochi, a parte, no, disastri vari? Ma l'unica speranza, secondo me, e io sono ottimista, è quella che le generazioni future, cioè i giovani, nelle scuole, siano in grado di recepire questi messaggi, perché se no la popolazione italiana, mi diceva un mio amico tunisino, non sarà mai capace. Io vado in Tunisia tutti gli anni e sto facendo, portando avanti un gemellaggio tra il mio paese e Cartagine, e il mio amico tunisino mi dice: in Italia voi le rivoluzioni alla tunisina non le farete mai, se noi l'abbiamo fatta con gli ombrelli, pur non piovendo mai qua giù, gli ha trovato gli ombrelli per fare la rivoluzione. Dice: noi non la farete mai. Perché? Perché metà popolazione italiana ha i capelli bianchi, e chi ha i capelli bianchi non ci pensa nemmeno di fare la rivoluzione, manco con gli ombrelli. L'altra metà della popolazione sono giovani, metà di questi sono mantenuti dai genitori, dagli zii, dai nonni, dallo zio prete, dalla zia monaca e quant'altro. L'altra metà c'ha il lavoro precario, e chi c'ha il lavoro precario non si azzarda ad alzare il dito per dire: io vorrei cambiare, perché chi c'ha il lavoro precario è costretto a star zitto e buono ed accettare le cose come sono. Ecco, allora ha ragione il mio amico tunisino, abbiamo ragione noi che siamo ottimisti, che speriamo in un futuro migliore? Punto di domanda. No, scusi, ho visitato solo l'ultimo passaggio che ha detto: ha ragione l'amico tunisino, quindi? Ha ragione l'amico tunisino che ha detto che noi non siamo capaci manco di fare la rivoluzione con gli ombrelli, per vari motivi: anziani, giovani mantenuti, giovani lavoro precario, quindi non s'azzardano. Oppure abbiamo ragione noi, io, lei, quelli che sono questa sera, no? Che siamo ottimisti, perché altrimenti non saremmo venuti qui. Nel senso che speriamo che i giovani, no? Accettino, abbiano, si liberino dei cervelli OGM e rientrino in una logica costituzionale e imparino la Costituzione a memoria e applicandola. Allora, mi si era appunto un altro intervento, poi no, Fernanda Marotti. Dopo ci chiudiamo, nel senso che rispondo. Grazie. Allora, volevo ringraziare innanzitutto di aver parlato della riforma costituzionale, di questo disegno di legge della riforma costituzionale, immaginandoci che cosa possiamo fare per il futuro. Allora, l'ha illustrata benissimo, c'è in corso l'approvazione di un disegno di legge, alla fine dell'anno, probabilmente anche nella prima decina di dicembre, ci sarà la votazione finale. Pertanto la maggior parte delle persone sono convinta che non hanno neppure la più pallida idea di quello che sta avvenendo. Per fortuna Leggi alle città, diverse organizzazioni sono nate, la manifestazione del 12 ottobre, per informare i cittadini di una cosa che non sanno, la ripeto, è in corso un progetto di riforma costituzionale che andrà in porto con ogni probabilità senza alcun intoppo entro la fine dell'anno, che scardina l'articolo 138 della Costituzione, lo aggira, che vuole modificare la seconda parte della Costituzione, ma è altamente probabile che queste modifiche influiranno sulla prima, che è quella che interessa a tutti noi, sulla salute, sui diritti, su tutto quello che per noi è. Allora, che si può fare? Tornando un momento anche alle possibili speranze, gli spiragli, perché non l'ottimismo. Allora, l'API della provincia di Pesaro Pino, insieme a un gruppo di cittadini che già si era mobilitato, ha organizzato per venerdì prossimo alle 9, questa è la sala della provincia,
e chiedo a lei che cosa pensa di questa iniziativa, ha mandato una lettera a tutti i deputati, parlamentari e senatori del nostro territorio per chiedergli un incontro con i cittadini per spiegare qual è la loro intenzione di voto per i parlamentari, perché il voto alla Camera sarà a dicembre, ma il loro voto di mercoledì ai senatori che avranno voglia di intervenire, perché i senatori la seconda votazione, bisogna di aver capito, la fanno mercoledì. Venerdì quindi alle 9 il maggior numero di cittadini possibile dovrebbe intervenire per ascoltare, capire quanto più possibile e far girare quanto più possibile queste informazioni, perché capite quello che sta succedendo, una cosa che il dottor Ingroia ha detto, cioè è una cosa estremamente preoccupante, gravissima. A questa è agganciata anche la nuova legge elettorale, è agganciata la tenuta del governo, tanto Letta l'ha detto che è, si può dire, l'obiettivo, quasi uno degli obiettivi del suo governo. Dunque, dobbiamo partecipare quanto più possibile. Chiedo al dottor Ingroia, oltre a voi, di partecipare, come ripeto, un'iniziativa organizzata dall'Ambito Provinciale e da dei cittadini che già si sono mobilitati, quindi è un'iniziativa che viene dal basso. Loro verranno, noi continueremo, perché poi speriamo che ci possa essere poi un referendum, adesso vediamo. Che altro si può fare? Cioè, oltre a quello che stiamo facendo, cioè cercare di spiegare alle persone quello che sta succedendo, che altro si può fare per lei, insomma, conosce meglio i meccanismi, eccetera. Qui a dicembre i giochi sono chiusi o abbiamo, ci può dare delle indicazioni sulle altre azioni che possiamo fare? Allora, quindi allora, sulla prima domanda che conteneva anche delle considerazioni, beh, sono sostanzialmente d'accordo quasi con quello che le dico, sono convinto che la situazione è certamente molto difficile, in questo anche se non possiamo ovviamente confrontare la situazione di oggi con quella dei tempi del regime fascista, però non c'è dubbio che siamo in una, se la confrontiamo invece con il momento della resistenza, il momento della nascita di questa Costituzione, le grandi speranze da quale è nata l'Italia, è nata questa Costituzione, è chiaro che il quadro è desolante, se non addirittura deprimente, perché apparentemente gli spazi sono molto stretti, se rispondo alla domanda. Il problema è che noi abbiamo in questo momento gli spazi politici, gli spazi di azione, gli spazi di poter incidere sono veramente strettissimi. L'immagine lei dà di sentirsi circondati è un'immagine purtroppo quanto mai realistica. E ora, nessuno di noi ha le decine vigenti. Io credo però che l'unica cosa con la quale oggi possiamo fare forza, che è l'unico aspetto, come ci siamo detti prima, che è l'unico aspetto positivo rispetto al quale c'è stata l'unica evoluzione rispetto al passato, è il livello di consapevolezza, nel senso che il fatto di essere circondati, tanti anni fa c'era una maggiore, diciamo, ignoranza, una sensazione di ingiustizia, di scarsa libertà e quindi una voglia di ribellione che a volte poi si manifesta in modo, diciamo, sbagliato, improduttivo, che quindi se improduttivo rischia paradossalmente di essere controproducente perché poi determina disillusione, determina rassegnazione, conquismo, eccetera. Allora, noi questa è la forza che, sulla quale dobbiamo contare. C'è una parte sempre più ampia di popolo italiano che non ne può più della crisi, non ne può più della propria situazione personale, non ne può più della politica, ma questo, siccome noi siamo considerati sempre, e qua rispondendo alla questione che ho detto, il professor Mico Tricia, quello che dice, siamo considerati un popolo conservatore, no? Un popolo incapace, infatti si dice risale come ha fatto una rivoluzione, in cui siamo diversi dagli altri, non siamo capaci di cambiare la nostra. Allora io credo che il momento, in questo senso paradossalmente, cerco sempre di andare a chiedere, non sapere, il momento favorevole nasce da questa, dalla difficoltà che ci troviamo, però dobbiamo riuscire a trasformare il momento difficile in una risorsa.
perché il momento difficile è cominciato, la crisi, è cominciata da, da questo, che secondo me è sbagliato in sé, lo spirito un po' anti-europeista che cresce. E secondo me è sbagliato, perché noi non dobbiamo uscire dall'Europa. Chiedo anti-euro, non anti-europeista. Io ho detto quando usciamo dall'Europa, allora dall'euro. Dall'euro. Ma io, anche perché sono rosso, io non faccio l'economista di economia, capisco poco, però un po' da autodidatta, quest'estate ho dedicato a leggere un po' di libri di economia, perché il problema dell'euro, il problema dell'euro è un problema che dobbiamo fare, peraltro ci sono anche le regioni politiche, abbiamo le elezioni politiche europee, l'anno prossimo, e qui dobbiamo cominciare a ragionare in che modo vogliamo stare dentro l'Europa. Allora, quello che è certo è che noi in questo momento ci siamo nel modo più sbagliato. Peraltro, parlavamo della Costituzione, la nostra Costituzione è già delle gravi, pesanti manomissioni delle subite. L'articolo 81 della Costituzione, per la quale si è introdotto il principio del pareggio di bilancio, è un principio che noi abbiamo fatto rinunciando alla sovranità nazionale, infatti, quindi mettendoci nelle mani le politiche economiche europee. Dopodiché mi dico, e qui vado con i piedi piombo perché io sono un giurista, mi dico alcune economisti che se per ipotesi dovesse l'euro affondare, quindi dovessimo non uscire dall'euro, paradossalmente l'Italia è quella che ricaverebbe più benefici e la Germania, cioè i paesi locomotivi, diciamo, ne ricaverebbero più vantaggi. E allora noi questa cosa dobbiamo cambiare, quindi quantomeno innanzitutto l'atteggiamento politico, perché fatto il fondo, perché noi siamo in una posizione subordinata rispetto ai paesi forti, diciamo, dell'Europa, che nasce da questa classe politica, perché la classe politica in qualche modo dipende da quell'Europa, cioè l'Europa delle banche, l'Europa della Germania, eccetera, eccetera. E allora, secondo me, un modo di applicare la Costituzione su questo versante è questo qui, fare una battaglia, mettere insieme tutti gli italiani che questo pensano, che in questo momento si sarebbe rimanendo, e per quale modo per una volta essere un po' nazionalisti, un po' il nazionalismo non basta, diciamo battere i pugni sul tavolo, perché noi in Europa ci stiamo perché sia un'Europa paritaria, per la quale siamo tutti sullo stesso piano, non sono pochi vicino per tutti, e noi non possiamo essere lo zerbino di nessuno. Allora, rispetto a questa cosa, visto che mi dicono gli economisti, dicevo che sono economisti affidati di quello che ho parlato, visto che paradossalmente il potere della parte del mare ce l'abbiamo noi, che non ce l'hanno loro, no? Perché se noi mettendo insieme, diciamo così, i paesi tra virgolette serventi, cioè i paesi più deboli dell'Europa, e possiamo minacciare che se si va a piccola Europa, quelli che ne pagano le più conseguenze sono i paesi più ricchi, questo lo dobbiamo fare. Dobbiamo cominciare a essere duri e forti nei confronti dei paesi locomotivi, cercando un'alleanza nazionale e internazionale su questo tema. Su queste cose infatti io sto ragionando rispetto alle prossime coalizioni per impostare una proposta politica di questo tipo. E conseguentemente così rispondo anche alla domanda che è stata fatta sulla crisi, sul futuro, eccetera. Io non credo, non sono così pessimista per dire che ci troviamo dentro una crisi diversa. Certo è che però se stiamo di mano in mano non può che andare peggio. Cioè se noi cerchiamo di fare, come sta facendo questo governo, di assecondare appunto le direttive politiche europee, di assecondare il trend di tagliare sempre la spesa sociale e fare una politica che è una politica di tipo depressiva, perché questo è quello che chiede l'Europa, che determina la recessione, che determina una economia sempre peggiore, quindi la morte economico-finanziaria di tutte le realtà imprenditoriali del nostro paese, si vede la grave difficoltà nella quale si imbatte la piccola media impresa. Allora è chiaro che noi non andremo verso la fine del nostro paese, altro che chiedere cosa è la morte del nostro paese. Allora su questo dobbiamo avere uno scatto di reti, e l'unico scatto di reti che dobbiamo fare è alzando la voce contro questa Europa
via d'uscita. Questa è la voce contro la politica europea. Non è stupido nazionalismo, ma è nazionalismo razionale, che è rivendicare quello che la Costituzione dice appunto sulla sovranità nazionale. Noi non dobbiamo riappropriarci della sovranità nazionale anche in termini di politica economica, visto che noi non abbiamo una politica economica, per le ragioni che dicevamo prima, abbiamo un'economia che governa la politica, e non è neanche l'economia nazionale, ma è l'economia europea e comunque anche di più l'economia globale. Allora noi dobbiamo imparare a provare a governare, non dico governare i processi economici globali, ma governare quanto noi cercare di governare in parte i processi economici nazionali, perché dobbiamo rovesciare il modo di porci rispetto all'Europa e rispetto alle politiche. Riguardo poi più specificamente la battaglia della Costituzione, cosa si può fare? Allora, innanzitutto io credo, noi pubblicheremo, così quello che vale, faremo un appello, ed è importante cercare di interlocuzione con i parlamentari. Un appello come faremo, lo pubblicheremo sul fatto quotidiano, che sicuramente il giornale di più si fa appunto su questo terreno. Una lettera appello ai parlamentari perché facciano mancare la maggioranza dei tedeschi. Io dico, premesso che noi siamo contrari alla politica 138 in quanto tale, però se siete convinti, nessuno può impedirvi di proseguire sulla vostra strada, ma abbiate almeno, tra virgolette, la bontà di non esagerare, cioè di vincere, se dovete proprio vincere, almeno non stravincete, imbavagliando sostanzialmente o legando le mani gli italiani. Ma tanto più che siete Parlamento, con tutto il rispetto che siete al Parlamento, di nominati in virtù di quella legge, una legge incostituzionale, nella quale quindi l'ipotetico due terzi di parlamentari, lo ripeto, non è un due terzi che rappresenta il Paese. Quindi, innanzitutto questo, la vostra iniziativa, quella che avete adottato, anche per il Veneto, quella che abbiamo visto in tutti i casi, anche nel regionale, nel marchio, facciamo tutte le cose. E se lo comunque anche gli altri, non c'è da contagiare le altre sezioni di tutta Italia, sarebbe bene notare che i parlamentari non lo facciano, il loro nome e dica davanti ai cittadini cosa hanno fatto. Esatto. Perché poi nei numeri del Parlamento si perdono i nomi e le volte, non si sa mai il principio di responsabilità politica, che non si applica mai. che scattasse il credito di responsabilità politica e l'hanno stimato. Primo, più di questo, l'appello diciamo lunedì, non si può fare di qui a mercoledì. L'autore aveva proposto anche presente ben compito, cioè la miccia dei figli, diciamo, di parlamentari di padre, le case di posta elettronica dei parlamentari con tutti gli italiani che chiedono di non votare a favore della maggior cittadina. E dopodiché la battaglia finale è quella del dicembre, cioè perché per la modifica senza referendum occorre che si abbia due terzi sia la Camera. Allora, se vinciamo già ora, benissimo, cioè vinciamo significa passa la modifica, ma senza due terzi, sappiamo già che dobbiamo cominciare a pensare al referendum. Se invece dovesse già passare, come io temo, la maggioranza di due terzi o la votazione di mercoledì, tutta la battaglia si proietta su, ricordo quel giorno, qual è la scadenza del terzo mese a dicembre, è stata votata a luglio. No, non so. A settembre, il 21 di settembre, credo sia il 10 di dicembre. Il 10 dicembre. Ah, non lo so. Era il 10 dicembre. Allora, se dovesse passare la maggioranza dei due terzi mercoledì, si va verso questa scadenza del 10 dicembre. Lì bisogna fare sì, non prima del 10 dicembre. Esatto. Si deve iniziare prima del 10 dicembre, perché sennò il 10 dicembre saranno pronti per farlo. Bisogna mettere in piedi una grande mobilitazione che va fatta soprattutto sui territori, sono importanti le manifestazioni di massa, come si è fatta il 12 ottobre, sono anche, però durano un giorno, i media ti oscurano e tutto finisce. Allora io credo che la cosa importante è fare tante piccole e grandi, come queste che avete fatto, iniziative sui territori, mettendo insieme tutte le associazioni, i comitati, i movimenti di qualsiasi genere, anche politici. Sì, bisogna anche dire, mi scusi, dottore, se interrompo, chi sono i promotori della proposta di legge? Abbiamo come promotori Letta, Franceschini e Magliarella. È bene saperlo, no? Sì.
No, è bene saperlo, perché secondo me bisogna anche incominciare a capire quali sono le persone che promuovono certe cose. Sono tutti interessanti. Io credo, un'altra cosa bisogna fare, io ho cominciato a fare, e perché fai tanti, di chiedere al servizio pubblico televisivo una visibilità del tema della Costituzione, perché bisogna tartassare il presidente, il direttore generale della RAI, il consiglio di amministrazione, il presidente della commissione di vigilanza RAI, perché diano spazio, soprattutto se si va a dicembre, cioè bisogna fare come si è fatto sempre per il referendum, ma prima del referendum devono essere informati gli italiani, che si organizzano dei dibattiti periodici. Chi è favorevole alla comunicazione delle cose e chi è contrario, non darà niente a niente. Grazie. Volevo ringraziare per la voglia di rimettersi in gioco dopo che insomma una persona aveva già una carriera di magistrato, non è in Italia secondo me va male perché ognuno si è accontentato della propria posizione e non ha voglia di rimettersi in gioco per i suoi valori, no? Tutto li abbiamo già persi i valori, ho tre figli, vedo i miei figli, PlayStation, cioè è un disastro. Poi volevo un attimo raccontare la mia esperienza che ho avuto in questi anni, perché ho avuto diversi incontri con dei partigiani. Non è vero che l'Italia non vuole combattere, non sono d'accordo, cioè la resistenza è stata pochi anni fa. E purtroppo la generazione nostra è una generazione molto già sconfitta di partenza, perché non ha voglia di mettersi in gioco, ripeto. E invece vedo nei partigiani una gran vitalità. Mi hanno trasmesso una grande vitalità, addirittura un partigiano di 93 anni a un certo punto in una conferenza dice: e poi se non ci credete che io cambierò tutto, fatemi Presidente della Repubblica che vi faccio vedere. E quindi solo che molti di questi partigiani sono dell'idea che la situazione di oggi paradossalmente è anche più difficile di quella di allora. Io sono d'accordo col signore quando dice che, attenzione, non siamo in un'epoca fascista, non abbiamo i squadroni delle camicie nere, però tutto è molto più sottile e impercettibile, cioè il nemico non è ben individuabile e ha fatto bene, cioè sta facendo in modo che noi non lo individuiamo e quindi non ci sono le... era molto più facile, c'era la camicia nera, c'era il manganello, l'olio di ricino, adesso abbiamo i mass media che ci martellano a tempesta e cercano di non farci esprimere l'opinione vera e quindi noi subiamo, invece di reagire, subiamo in continuazione. Quindi grazie soprattutto ai partigiani che hanno lottato e siamo arrivati a questo punto, però è ora anche da parte nostra di rimboccarci le maniche e ognuno di noi dovrebbe fare la sua. Io volevo chiedere una cosa, cioè se secondo lei la sinistra oggi ha perso perché si è imborghesita, cioè ha perso gli ideali in cui cioè, prima si batteva per l'operaio, si batteva per il lavoro, cioè il popolo, adesso invece vuole sostanzialmente le stesse cose della destra, quindi c'è questa mancanza di identità. La sinistra non esiste più perché vuole le stesse cose della destra, però la sinistra dentro di noi esiste perché loro hanno lottato. Il manifesto che appoggiava le elezioni, le ultime elezioni politiche fatto dall'ANPI nazionale recitava: questa non è l'Italia che avevamo sognato. Ed era proprio nei confronti di una critica anche di una sinistra che insomma doveva fare il proprio dovere. Allora, quello che si è riuscito a fare che cosa? Nell'arte del Partito Democratico che dovrebbe rappresentare quello che tu stai dicendo adesso è allerato con il Partito Concludo dicendo che faccio una conclusione, questi partigiani dicevano che questo momento è ancora più difficile proprio per questo motivo, cioè che non è ben individuato, cioè è subdola la situazione, quindi
è vero che siamo, se ci sembra di essere in situazione magari migliore, stiamo meglio, però c'è un attimo da aguzzare la vista. Se cosa ne pensi di questa cosa? Veramente, se posso dire una cosa, Pasolini 40 anni fa aveva già detto questa cosa del fascismo. Il fascismo di una volta era, non vedeva la nostra anima, il fascismo subito del consumismo, delle televisioni, intacca il nostro spirito e la nostra vita. Io ricordo, posso dire una cosa, una piccola riflessione così, quando ero ragazzi, noi che facevamo, cioè, ci chiamavamo la lotta politica, cioè, si parlava di quanto indispensabile per cambiare il nostro paese. Pensare alla rivoluzione culturale, no? Perché è importante fare, se l'abbiamo subita, al contrario, grazie alle televisioni, abbiamo noi subito la rivoluzione, cioè ci ha cambiato la testa di molti, perché si pensa purtroppo all'indipendenza. Allora, la domanda c'è Davide Valentini. A proposito delle famose famigerate intercettazioni Mancino-Napolitano, volevo sapere da lei, pur nel rispetto ovvio del segreto che lei è tenuto a mantenere, pur essendo già distrutte, volevo sapere se emerge solamente l'uso spoluoglio o qualche, insomma, dove non è troppo elegante la figura di Napolitano, ne emerge, oppure c'è anche qualcos'altro pur non penalmente rilevante come lei già aveva già chiesto. Bene, c'è ancora Danilo Alessandroni. Sì. Il partigiano, no, Bernardino ha detto che la pace è il bene supremo per un popolo, e i nostri padri costituenti nella Costituzione, memori delle stragi, delle fandezze che l'esercito, anche il nostro fascista, aveva compiuto in Croazia, Slovenia, in Libia e in Etiopia, dove furono usati da Graziani, che adesso gli hanno fatto anche il monumento, no? E i gas, no? Usarono i gas contro le popolazioni africane. Allora, memori di queste, i nostri padri costituenti dichiararono nella Costituzione che l'Italia ripudiava la guerra. Ebbene, noi nella Seconda Repubblica è da 15 anni sostanzialmente che siamo in guerra. Non abbiamo i soldi per la carta igienica nelle scuole, per la carta delle fotocopie nei tribunali, per la benzina alle volanti della polizia, non abbiamo i soldi per gli esodati e per i disoccupati, i giovani disoccupati, ma abbiamo i soldi per mandare alcune migliaia di soldati in Afghanistan a difendere che cosa? Quali interessi nazionali noi abbiamo che fa sì che ci stiano lì per una decina d'anni i nostri soldati in Afghanistan con quanto ci costa? Abbiamo partecipato noi come paese al di fuori degli accordi e delle risoluzioni dell'ONU alla guerra bombardando la Jugoslavia, la ex Jugoslavia e quindi la Serbia? Abbiamo partecipato contro i nostri interessi addirittura economici in la guerra bombardando la Libia, no, abbiamo partecipato alla guerra in Iraq e adesso finanziamo la guerra di aggressione alla Siria, dopo che tra l'altro noi, il presidente Napolitano gli ha dato anche una onorificenza ad Assad, no? Però adesso fa comodo, no? Perché siccome siamo un paese, come è stato detto, no? Che abbiamo perso la nostra sovranità nazionale, molto probabilmente non siamo nemmeno più a una sovranità limitata, ma siamo a una dipendenza quasi illimitata, no? Nel senso che tutto quello che ci dicono di fare gli americani, noi prendiamo e facciamo. Siccome gli interessi americani sono in Afghanistan per le vie del gas, sono nel Medio Oriente,
e sono in Libia per il controllo del petrolio, noi operiamo in questa direzione. Cioè il paese, l'Italia, ha perso la sovranità e ha perso soprattutto in primo luogo la sovranità a scapito della politica americana. Per certi versi dico, guardando la politica estera, magari fossimo dipendenti della Germania. La Germania ha rifiutato la guerra in Iraq, la Germania ha rifiutato la guerra in Libia, la Germania si è rifiutata di partecipare al finanziamento al cosiddetto esercito libero della Siria. Quindi la nostra sostanzialmente, come del resto le basi militari che abbiamo, è un paese dipendente dalla politica americana in primo luogo. E in primo luogo bisognerebbe cercare di alzare la testa nel difendere questa sovranità nazionale. E mi rivolgo anche all'ANPI stesso, che non sempre su questo è stato puntuale nel denunciare le varie guerre che in questi anni, le guerre a cui l'Italia ha partecipato. Ecco, in questo senso ci vorrebbe, non proprio perché l'ANPI è il difensore, in primo luogo, della nostra Costituzione e della libertà dei popoli, dovrebbe in qualche modo prendere più a cuore la battaglia contro la partecipazione dell'Italia a queste guerre di aggressione. Abbiamo un giro di domande, di rispondere. Abbiamo 10 minuti. Va bene, allora, ho sentito le vostre considerazioni, quindi non voglio aggiungere granché altro, dico soltanto due o tre cose. E sono d'accordo con lei rispetto all'ultimo intervento sul fatto che ho fatto la negazione, ma ho detto che è una negazione molto provvisoria dei principi costituzionali violati quotidianamente, certamente il principio di Italia di cui la guerra dell'articolo 11 è stato totalmente ignorato, sfregiato, poi quotidianamente lo continua a essere buono per piacere per quale dobbiamo rimettere in piedi di questa Costituzione che è un po' abbattuta o messa sotto gioco. E sul tema sull'intercettazione purtroppo non posso soddisfare, cioè, perché se lei mi chiede facevo pubblico, quindi so che la domanda non l'ha fatta in modo indiretto per sapere il contenuto dell'intercettazione. Io non posso dirle se l'unica cosa posso dire, abbiamo sempre detto quelle intercettazioni non contenevano fatti penalmente rilevanti. Poi posso dire, senza fare nessun riferimento al contenuto, che la reazione che c'è stata, il non dichiarare da parte del presidente Napolitano il contenuto di quelle conversazioni, neanche da parte dell'altro giorno del Mancino, può essere ovviamente soltanto sintomo di applicazione del principio della totale riservatezza della conversazione del presidente, o può significare che aveva un contenuto imbarazzante a prescindere, ma io questo non lo so. Sono parolacce eventuali, no, oppure altro, non è, non no, è che lei mi dice. Non posso dire, mi ha fatto anche se sì. Mi ha fatto la volta della risposta. Questa domanda questa passerà la storia mia, che il dottor Ingroia mi ha detto che mai non la facoltà di non rispondere. E niente, sull'altra, quella che erano poi considerazioni, soprattutto, e poi c'era quella domanda sulla sinistra. In realtà la sinistra è quello che significava la parola sinistra, quello che è un pezzo importante della politica rappresentato per decenni, l'abbiamo perduto. E francamente devo dire, non so se è possibile che l'abbiamo perduto per sempre.
Ora, il tema è, infatti noi non dobbiamo operare con nostalgia, perché nostalgia è per recuperare o sognare, o qualcuno sogna di nuovo di costruire il partito alla sinistra, noi vogliamo un po' bene, c'è stato il partito alla sinistra, non riusciremo a costruire un partito della sinistra. Noi dobbiamo, semmai, ripartendo dalla Costituzione, che è l'unica cosa che rimane giovane, dei principi più avanzati, progressivi e progressisti, costruire una cosa diversa, che non può essere più il partito della sinistra, che ormai è parte di una storia non che non si può fare più nasce, ma un movimento costituzionale, un, quello che io dico, che è una sorta di fronte popolare, per usare termini del passato, quindi un movimento popolare, democratico, costituzionale, che si muova per attuare quel principio e che non abbia però, perché se no i confronti sono, diciamo, inevitabili, ci perdiamo nessuna possibilità di ricostruire quello che è stato appunto un partito della sinistra che non c'è più da tanti decenni. E per questo movimento si può ricostruire. Questo movimento si può ricostruire, come diceva prima, quello che lo diceva, si diceva oggi nel dibattito della scuola, la professoressa, costruendo pratiche anche nuove, diverse, anche linguaggi diversi, nel senso che io mi sento di sinistra e so che significa la parola sinistra, ma il paradosso è quello, diciamo, il tradimento che si è fatto del patrimonio politico e ideale della sinistra dei nostri anni. Noi lo paghiamo con la conseguenza che nei giovani, moltissimi giovani, non vogliono neanche sentire più la parola sinistra, perché la parola sinistra evoca questo tradimento ideale che si è realizzato. Questo è un tema con il quale noi ci dobbiamo confrontare. Allora, guardiamo al di là delle etichette, i contenuti. Andiamo, ripeto, individuiamo i valori fondanti più propulsivi e promozionali della Costituzione. Eguaglianza, lavoro, solidarietà, pace, ambiente, autonomia e indipendenza della magistratura, lotta contro i ceti politici corrotti che fanno collusione con le mafie, cerchiamo di ricostruire questo uno Stato che assomigli a quella Costituzione, anche perché la sinistra ha anche responsabilità in quello della situazione in cui oggi ci troviamo, no? La sinistra intendo la sinistra ufficiale, i partiti della sinistra non sono stati in grado di ricongiungersi a unità in epoca più recente, non riusciremo più, quindi il punto non è ricostruire quello che è stato, non sarà più, ma è costruire un nuovo movimento che parli però con quei principi, quei valori, quegli obiettivi politici che sono il patrimonio della sinistra. Parleremo anche di immigrati, di quel problema che abbiamo vissuto, stiamo vivendo ancora drammaticamente in Sicilia, la Repubblica. Grazie.